Dunque, Gea, vedi che sono giunti finalmente gli Sforza, con a fianco la Borromeo. Due uomini ai lati di questa coppia. Come dicevo, uno pelato, folte sopracciglia, pizzetto, vestito completamente in bianco, cravatta rossa. L'altro un po' più vecchiotto all'apparenza, capello brizzolato, barba folta, camiciotto, pantaloni neri, stivali e una cappa rossa che gli scende sulla spalla sinistra. A questo punto vedi che tutti iniziano a muoversi verso il giovane Sforza. Il primo che si muove, se ha mai spezzare i dettami antichi, è proprio Croci, il vecchio, che si allunga sul bastone. Poverino. A meno che non andiate lì proprio così con l'orecchio a sentire cosa si dicono, vedete che quando si presenta davanti al ragazzo fa un piccolo cenno con la testa, dice due parole, lui gli risponde e dopo si dilegua. Immediatamente Croci, velocissimo, se ne torna fuori dal cazzo. Che pena. Stessa cosa fanno tutti gli altri. Quella che sembra un pochino più riluttante è Caccia, che sta alla fine della fila prima di voi, in caso ci andate. Ah, che devo andare? Ma che palle, io mi parlo maleducato. Telepaticamente credo che dovremmo andare a porgere i nostri saluti. Non potrebbe venire lui da noi. Io non lo voglio salutare. Vuole aspettare che sia il nemico ad attaccare per primo? Con il sorriso. E mi metto in fila. Ok, la fila scorre, tutti fanno la loro presentazione, non sembra che lui si soffermi molto su nessuno. Notate... Ditemi la vostra percezione passiva. Credo sia 10 la mia. 15. 11, eh? 15. No, ok, te noti, Assassin, che effettivamente la sua reazione sembra leggermente diversa quando si presenta la Visconti, che è la ragazza tutta rosa che avete scoperto che è la Master di Lancer. Lì lui sembra un po' più stizzito, un po'... Sì, accetto la tua presentazione, plebaglia. Un po' l'atteggiamento è quello. Poverina. Infatti vedete che lei si defila dal gruppo, dalla presenza dei due, con la testa bassa. La Caccia fa la sua presentazione e vi lascio il campo libero. Lo vedete diretto in viso ora. Abito fiorito, postura un po' rilassata, ghigno sul viso, i capelli perfettamente riportati indietro. Guarda verso di te, Gea, e sorride. Io lo ignoro, mi giro verso la signora Borromeo e le faccio un inchino. Signora Borromeo, buonasera. Lei ti fa una piccola riverenza, ha un'espressione particolarmente crucciata, ti sembra veramente mesta. Non credo sia felice di essere finita con lui. Lo guardo da testa a piedi. Forza. Vi ringraziamo per l'invito. È una splendida terrazza questa. Lui distoglie lo sguardo da te, Gea, e poi guarda Assassin. Lei chi è? Un'amica della signorina Gea. Lui si guarda intorno, dà un'occhiata di sbieco verso i servitori. E poi parla con la Borromeo di fianco a lui. Penelope, piacere di conoscervi. Sì, dà un'occhiata mentre inizia la frase verso la Borromeo. Cara,
Da quando permettiamo alla plebaglia di salire sulla terrazza? Era scritto così nell'invito. Sì, tesoro, però... Ascoltami. Capisco che non è colpa tua. D'altronde non è che pretendo molto da... quelli come voi. Però, signorina Liprandi, voglio dire... ci sarebbe un minimo di discrezione. So che nella vostra famiglia non è consueta, però, insomma... voglio dire... lo dice proprio con un ghigno... sardonico. Sì, sì. Peccato che con la discrezione non si leggano abbastanza vocabolari, vero? A proposito, ha imparato la parola, se la ricorda? Non so di cosa sta parlando. La mononucleosi, sa, perché penso che le abbiano fatto il discorso delle api e le farfalle. Sì, no, sì, ma non mi interessa stare qua ad ascoltare le vostre problematiche di salute, milady. Bene, signorino Sforza, la libereremo dalla presenza della... le paglia. Prego, andate pure, andate pure. Mentre state andando, lui... No, io non mi muovo. Sto aspettando che se ne va lui. Ok, allora se rimani fissa lì, lui ti passa a fianco, mentre schioccando le dita di fianco alla Borromeo dice: beh, andiamo a fare un drink, tesoro, allora cosa dici? Le mette la mano così e lei... pone la mano sopra la sua. Noti, Gea, che c'è una fede alla sua mano. Lui passa di fianco e ti sussurra, cioè non è che sussurra, abbassa un pochino il tono della voce in modo che comunque tu lo senta tranquillamente. Ah, e mi raccomando, Aliprandi, niente scene da Aliprandi con la tua amichetta nella mia terrazza, eh? Ti fa l'occhiolino e dopo prosegue verso il bar. Lo lascio passare e poi guardo Penelope. Non lo so, forse dovremmo limonare a un certo punto di questa serata, solo per infastidire. Telepaticamente, padrona, mi permetta di ignorare i vostri ordini. I suoi ordini. Non ho detto riguardo adesso. Il non uccidere i master. E mi permetta di offrirle uno spettacolo indimenticabile quando mi capiterà di nuovo quel ragazzo fra le mani. Oh no, ma no, sempre telepaticamente. No, non hai capito. Lui, cioè, dobbiamo prenderlo, ok? Ridurlo fino a supplicare in ginocchio di risparmiargli la vita. Quando starà a piangere in mezzo al sangue, la terra, lo sporco e lo schifo che è il suo ambiente naturale, piano piano iniziamo a farlo a pezzi dalle gambe finché non sviene e muore dissanguato. Oh no, 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 no. Non sverrà. Me ne assicuro. Mi piace. Personalmente. In quel momento, mentre finite di... Oh, sguardi... Ah, sì, 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 mentre finite di parlare mentalmente, una figura arriva nel vostro campo visivo. È quell'uomo con la cappa rossa sulla spalla. Guarda dritto verso di voi, fa un piccolo inchino prima di parlare, e parlando ad entrambe, non tenendo la voce particolarmente alta, mi scuso per la bieca figura. Di nuovo fa un inchino e seriamente volta le spalle e torna verso il bar dove ci sono l'uomo pelato, la Borromeo, Sforza. Mi tutti piace gli Sforza sembrano essere così stupidi. Dai, non credo sia uno... tutti con il loro comportamento. Non credo sia uno Sforza, credo sia il suo servant. Io non vedo Sforza padre barra Sforza non, nonno barra... Allora, Sforza nonno, da quanto sai, è passato a miglior vita. Ok. Sforza padre non si vede. Non si vede in giro. Che ti farebbe venire anche un pochino di ansietta nel contesto, perché da quanto dicono i tuoi... Sì, è un po' imponente. Sì, è più lui il problema come mago che il figlio. Il figlio l'hai visto, minimamente lo conosci,
pieno di sé, presuntuoso. È il classico cane che abbaia per non dover mordere. Il padre è un altro paio di maniche. Sì, sì, me lo ricordo che mi aveva fatto venire i chills. Il padre è cattivo, il padre è pesante. Situazione? Poi mi dite voi come gradirete interagire, signorine. Sforza, Borromeo, al banco del bar che stanno ordinando da bere. I due uomini, Capparossa e Pedatone, di fianco a loro. Croci nel suo angolino, che rimane tutto cupo sul suo bastone. La caccia in un altro angolo della terrazza, la vedete un pochino piegata su se stessa, come se si stesse tenendo la fronte, e sembra gesticolare mentre mormora qualcosa. Odescalchi rimane anche lui diviso dal resto delle persone, non c'è praticamente nessuno che sta interagendo socialmente. Tutti spaiati. Ok. Stessa cosa la Visconti, sbagliata. Vado a prendere la caccia. Ok. Mi avvicino piano perché tipo non voglio romperle i coglioni. Sembra cosa stare facendo, esattamente. Sentiamo esatto. Cosa mormora o... Allora, se volete tentare di avvicinarvi e sentire cosa sta dicendo, mi tirate una percezione. Okay. Ma certo. Perché lei oltretutto sappiamo che Caster è... che Archer è di Croci, giusto? Però lei il suo servant non l'abbiamo mai visto. Non ancora. Vi dirò niente, ricordatevi i dati che avete. 21, se non è abbastanza posso pompare. Posso pompare. Aspetta che la tiro anch'io. Posso salire. Forse. Ok, te Gea invece? Crit, va bene. Avete vinto voi. Sentite a un certo punto, quando non mancano troppi passi all'arrivare nei pressi della caccia, che mormora questo: no, devi stare buono, mi devi ascoltare, devi stare buono, capito? Poi alza lo sguardo e vede le vostre ombre con la coda dell'occhio. Ehi! Sì? Hai bisogno? Che freddetta. Le passo una sigaretta. Lei sbotta un po', tipo fa uscire una bella sfiatata dei polmoni. Sospira, allunga una mano verso il pacchetto e accende. Grazie. Figurati. Quindi da che parte vuoi stare? Sarò sincera, dalla mia. Sì, quello è la base. Io dico, prima di stare dalla nostra, dovremmo... Non lo so, non mi piace essere trattata così, no? Non penso piaccia a nessuno. Non dovremmo, tipo, liberarci dell'unica noia che non ci permette di fare una battaglia, quantomeno nella decenza dei limiti umani. Lei ci pensa un attimo, vedi la punta della sua sigaretta che brilla rossa nella notte milanese, mentre una leggera brezza vi sfiora le spalle dandovi un po' di pelle d'oca, perché è particolarmente fredda a questo punto dell'anno. E nonostante comunque i vestiti siano tutto sommato adeguati, penetra. Vedi, Gea... Sinceramente c'è qualcuno che se ne intende molto meglio di me. Strategie a cui faccio riferimento. Non posso dirti troppo, capirai. Però mi fido di questa persona. Mi fido di questa persona e agirò in modo da essere giusta, ma seguendo i suoi consigli. Il suo consiglio c'è di non allearsi con nessuno? Il suo consiglio è quello di non essere... Come possiamo dire? Amichevoli nei confronti di Sforza. Sì, e su questo possiamo andare d'accordo. Anche perché la vedo difficile. Ma abbiamo anche pensato a...
una certa cosa. A quel punto si mette rigida con la schiena, come se ti stesse dando molta attenzione. Mette le mani sulle ginocchia e ti guarda in modo serio. Gea, rinuncia a questa battaglia. Non ti servirà. Non voglio rinunciare a questa battaglia. Guarda, già ho fatto una figura di merda, lascia perdere. Figurati se rinuncio alla battaglia. Qual è il tuo desiderio? Che desiderio hai? Il mio o quello della mia famiglia? Il tuo. Della tua famiglia lo saprà la tua famiglia. Sto parlando con te, lo sto chiedendo a te. Ci sto pensando. Beh, non ti posso rivelare i miei piani, ma ti dirò questo perché mi sembri una persona accettabilmente comprensiva. C'è qualcosa che affligge la mia famiglia da molto, molto tempo. E non c'è magia che possa eliminare questa cosa. Forse solo una stregoneria. La stregoneria che è in grado di generare il Graal, se non uno degli stregoni. Ma lo sai, ce ne sono 5 per tutto il mondo. E sono praticamente inavvicinabili. È più plausibile tentare di vincere questa guerra. Ma lo devo fare. Ma non voglio sangue sulle mie mani. Rinuncia. Penso. Rinuncia, Gea. Diversamente. Diversamente è meglio che ci affrontiamo subito. In modo che poi ti posso portare al Duomo e tu non abbia ripercussioni. Trovare gente che mi sembra come te nella società dei maghi è un caso. È veramente raro, quindi è meglio così, sì. Ma io non voglio affrontarti subito. Non voglio neanche rinunciare. Neanch'io avrei voluto far parte di questa guerra, ma ehi, credo che dovremmo venire compromessi. E possiamo anche aspettare, però. No? Più aspettiamo, più ci possono essere pericoli. Lo dice guardando in basso. E non tutti qui, se ti guardi attorno, possono avere questa premura. Io so quello che voglio fare io. Ma non mi fido di nessun altro. Comunque per adesso non ho intenzione di rinunciare e non voglio affrontarti subito. Quindi no grazie a tutte e due le opzioni. Sceglierò la terza. Che non so qual è, però dove è quella? Io... Cioè, lei... Signorina Gea, signorina Caccia, se permettete. Credo che potrebbe consultarsi con questa persona fidata e pensare alla nostra offerta. Mm-hmm. Basterebbero anche semplicemente delle informazioni che è riuscita ad ottenere. In cambio, potremmo essere noi a sporcarci di sangue, sporcarci le mani al posto vostro. E se arriviamo... Non è giusto. Con un fremito interrompe la questione lei, parlando direttamente a te, Assassin. Come può un desiderio, qualcosa che dovrebbe essere puro, qualcosa che trascende la magia, qualcosa... Come può essere insozzato dal sangue? Una volta che lo otterrai... Sarà come fumo tra le mani. Non è solo cosa ottieni, è anche come. Effettivamente non capisco perché non proviamo a fare una partita a carte o qualcosa del genere. La gente è strana. Maghi, immagino, no? Cioè, dico, nel senso, a me la prima
la prima opzione, se mi dicono c'è spazio solo per una o per due persone, non è pigliare a sassate qualcuno, non lo so, dico facciamo testa o croce. No. Viene riportato, no? Dai nostri antenati, di padre in figlio, di madre in figlia, no, Gea? Dei fatti di 200 anni fa. Mm-hmm. Tutti avevano da dire qualcosa, tutti volevano usare il Graal per qualcosa, sicuramente di nobile, sicuramente di puro. Ma alla fine i maghi in cosa sarebbero diversi dagli umani? Secoli, millenni, a farsi la guerra, a uccidere, a imbere la terra con il sangue altrui. Siamo caduti preda della banalità. È per questo che la voglio risolvere nel migliore dei modi. Sì, beh, comunque non vedo perché, vabbè, a parte quello là, e butto un occhio verso lo Sforza, non vedo perché comunque la nostra generazione non possa cambiare le cose, nel senso, cioè non vedo perché dobbiamo combattere tutti per forza. Ne può parlare, perlomeno. Finché ci sarà quella cosa, quel calice, quel Graal, finché ci sarà qualcuno con un'arma potente quanto un Servant tra le mani, e qui guarda Assassin, no, non lo saprebbe, non ti sei rivelata, no, guarda te, Gia. Non ci sarebbe motivo di non realizzare un sogno, un'ambizione. Questo è il ragionamento di chiunque. Ma non ho detto di non realizzarlo, ho detto che si può risolvere senza mandare tutto in cacciara. Beh, credo che circa siamo qui anche per questo stasera. L'ha organizzato Sforza, quindi non so quanto possa essere veramente così. Vuole fregare. Se non è stata un'idea precisamente del ragazzo Sforza o degli Sforza, forse la signorina Borromeo. Pure quella ci non vuole fregare. Non era nemmeno a conoscenza di chi deve invitare. O forse volevano semplicemente insultarci, ma... La Borromeo... Ma guardatela, ora dai, veramente. Pensate che abbia una minima volontà in questa guerra? Guardatela. Sono d'accordo. Mentre lei vi invita a guardarla, se girate lo sguardo, vedete oltre le vetrate trasparenti della terrazza che Sforza, tutto su di giri, sta alzando al cielo una coppa di martini cocktail, specialmente alzandola verso l'uomo pelato. E dopodiché, con un gesto molto teatrale ed ampio, se la sorseggia in un modo incredibile, mentre la Borromeo rimane sempre di fianco a lui. Si è fatta mettere il guinzaglio. Sì, mi dispiace per lei, in verità, perché appunto poi... lascia perdere che... guarda, lasciamo perdere, però appunto per le vecchie tradizioni. Intanto mi viene in mente la scena in cui il papà di Greta chiede a mia madre, gli dice dovremmo sposarci io e te. Comunque le vecchie tradizioni, a quanto ho capito, se la coppia è un uomo e una donna devono sposarsi o qualcosa del genere. Maghi, no? Sì, però mi dispiace per lei. Pensaci, pensa a vivere giorno e notte con quella cosa. Già. Questa è la società che hanno creato i maghi, no, Gea? C'è una cosa che diceva mio nonno, dal quale non vorrei mai separarmi. Puoi trovare un modo per utilizzare la magia e non essere un mago. E io un mago non lo voglio essere, sinceramente, vedendo tutto quello che si è creato. Quindi non ha senso appunto evitare di ucciderci a vicenda. È quello che sto cercando di fare, partecipando a questa guerra. E però non puoi chiedere agli altri di rinunciare, cosa pensi che ti rispondano? Devo chiederlo. Devo.
Beh, comunque vedi che per un attimo si porta la mano alla tempia e fa una smorfia e si piega leggermente. Beh, scuote la testa. No, no, lasciate per. Mi sta venendo un dubbio bruttissimo. La guardo e le dico: senti, ma tu chi avresti evocato? Tu chi avresti evocato? Faccio un quick recap. Esatto, faccio tipo un quick mentalmente assassin. Lo facciamo, glielo diciamo, ci fidiamo. Sì, dai, ci fidiamo, una brava persona. Che devi fare? Non no? Credo. La guardo bella. Risolvere pacificamente questa guerra una volta che tutti avranno rifiutato di ritirarsi. Lei sospira. E questo è il motivo per cui devo vincere. Ti prego, dimmi che non hai evocato Caster. Ti scongiuro. Chi lo sa? Magari ho evocato Saber. Ma lo sta dicendo con un tono proprio... Chi lo sa? Magari ho evocato Saber, ma per dirne una, no? Sì, sì. Adesso, scusatemi, ma... credo che annegherò un pochino la tristezza con un drink. Si alza e vi sfira oltre. Mi viene a caccia. Si gira verso di te a guardarti. Non le andrebbe piuttosto di annegare i dispiaceri con noi, almeno per qualche minuto, farsi vedere... contenta dalla parte opposta del bar rispetto agli Sforza? E dai, lei è una festa e le faccio pac pac sulla schiena. Lei ci pensa un attimo. Questi sono gli ultimi momenti, forse, di felicità prima di una sanguinosa guerra. No, non è vero, faremo il tempo. Dai, almeno fino a mezzanotte siamo amici, no? Ragazzo, porta qua due bicchieri e due per le mie amiche. Il giovane porta lì i bicchieri. Ok, lasciate semplicemente... Sono martini cocktail. Di base ce n'è uno che va in giro con martini cocktail. Se volete ordinare qualcos'altro potete chiedere tranquillamente. È della birra. Di farla ridere, di farla sorridere in qualche modo, tipo... battutine o cose simili, e vorrei vedere se... Voglio che tipo si metta a ridere per vedere la reazione di Sforza, più che altro, perché Borromeo è tipo andata lì. Double flirt pesante, vai, ci sto. Cosa le dite? Sentiamo allora. Allora, avrebbe mai pensato di finire così? Pensato? Non ci avrei sperato. Si sa cosa è successo. Qualche altro divertimento oltre la magia. Beh, non che la magia sia proprio un diletto, mia cara. Però sì. Prima di tutto questo mi piaceva andare con mio padre fuori Milano, fare qualche spedizione per i boschi. Stavamo parecchio in montagna. Giusto, ti piacciono le piante, vero? Me lo ricordo. È un po' denigratorio, però non posso dire sia falso. Meravigliosi i boschi. La natura. Organismi viventi in cui si può vedere tutta la meraviglia e la crudeltà anche della natura.
ma è bello vedere il sole che filtra attraverso le foglie degli alberi. Penelope, da dove vieni? C'erano tanti boschi? Oh, qualcuno. Non era niente di che. La spallucce è un bicchiere, è un sorso dal bicchiere. Ma perché hai chiesto due bicchieri per lei? Per berne due assieme? No, c'ha già lì la scorta. Ah, ok. Voglio fare qualche scherzetto allo stupido ragazzino. Si materializza nello spazio davanti a voi Caster. Salve di nuovo. Vedo che c'è un bicchiere in più, mi posso unire? Non lo so. Mi piaci ma non mi piace allo stesso tempo. Mi crei l'ansia. La caccia sgrana gli occhi, lo guarda tipo stranitissima. Lui è Caster, prima mi ha minacciato. Io non ho minacciato, Masher. Io ho dichiarato che avremo un appuntamento importantissimo domani sera. Però domani sera avrei un impegno, intanto gli passo il bicchiere. Ma certamente, mia cara, con me. Un uomo apparentemente di classe come lei che nemmeno si presenta quando si avvicina a un tavolo. Vedi. Colpa mia. Sono stato rapito dalla bellezza di Lady Aliprandi. Lui ti porge la mano e dice: Caster, piacere. Penelope. Nome grazioso quanto il suo viso, se lo lasci dire. La ringrazio. Ho deciso che mi sto antipatico. Ma un farfallone. Ma sicuramente un viso del genere non cela sicuramente solo grazia. Mai sottovalutare una donna. Si siede a fianco alla caccia, a Stella. Accavalla le gambe e dice: vi state godendo la serata, mie care? Spenta l'atmosfera. Tutti quanti stanno troppo agli angoli della sala. Ah, comprensibile. Se ci fate particolarmente caso, potete sentire leggerissimo l'odore della paura che hanno questi maghi l'uno dell'altro. Dai, addirittura. Non voglio essere tanto volgare da dire cosa hanno fatto nelle loro braghe, però lo potete benissimo immaginare, mie care. Ma sono davvero l'unica qui che è tranquillissima. E guardo Stella, guardo Assassin. O questa stanza fosse pregna di disprezzo, di paura. Sarà più divertente allora. Oh, indubbiamente. Se non lo stai dicendo mentalmente, lui ti risponde abbastanza entusiasta. No, non lo sto dicendo a voce alta, cioè normale. Non mi faccio sentire da tutti, però di noi. Oh, indubbiamente, mia cara, indubbiamente. Staremo a vedere quello che ci aspetta nel prossimo futuro, no? D'altronde, solo uno immagino che arriverà alla fine. Solo due, perdon. Chissà. Lo guardo un attimo, dalla testa ai piedi. Vorrei controllare se ha qualche equipaggiamento particolare o un qualcosa di nascosto. Saber? Qualcosa che potrebbe usare come arma. Voglio sentire intanto. No, tanto che fai il tiro, volevo anche suggerirvi tutti voi, ma consigliatelo anche agli altri invitati, di fare un tiro di percezione per vedere se la lingua di Caster non gli si è avvinghiata alle caviglie intorno sulla schiena, perché se rischio che se ti fermi di botto te la ritrovi dietro, però vabbè. Sì, comunque vedi tranquillamente che una gemma di colore ametista gli penzola al lato della cinta. E mi dica, lei invece da dove viene? Io? Al porto, qui. Non posso, come dire, divulgare troppo su di me. Sa, guerra, informazioni. Certamente. Beh, cosa faccio? Se vieni dalla Francia ti tiro una baguette? Lo dici?
Sì, sì, lo sto dicendo. No! Luogo comune alquanto spiacevole, mia cara. Comunque credo che il giovane Sforza si stia preparando a dire qualcosa, se ci fate caso, care. Oddio, spero di no. Infatti, vedete io che Sforza... Spero che abbia bevuto abbastanza. Infatti Sforza, tenendo il suo cocktail martini con stuzzichino e oliva dentro, esce dal bar e dice: signori, amici, venite, radunate, vi prego, vorrei parlarvi del motivo per cui vi ho portato al mio cospetto. Io sto assolutamente dove sono. Lo sento bene anche da qui. Mm-hmm. Si avvicinano minimamente Odescalchi, Visconti, Croci. Voi, se tiene quel volume di voce, lo riuscite comunque a sentire. Lui alza un attimo la coppa verso di voi dicendo: no, no, ma non scomodatevi, sia mai che un signore come me pretenda che le vossignorie si muovano. Appunto, e alzo gli anfibi e li pianto sul tavolo dove siamo. Caster alza un sopracciglio e dice: linea New Rock, immagino, bella scelta. Lo guardo dall'alto, esatto, lo guardo dall'alto in basso e non rispondo. Lui a quel punto si alza e prende un pochino di distanza dal tavolo, si appoggia molto tranquillo sulla come si dice, sul muretto che divide il grattacielo, la terrazza dalla strada. Poi la caccia com'è messa? È un pochino piegata sul tavolo, che si tiene la testa e guarda in modo abbastanza cagnesco nella direzione di Sforza. Ma a quel punto, quello inizia. Cari amici, grazie per essere accorsi qui. È veramente un piacere vedere che vi è rimasto un minimo di sale in zucca, da evitare di contraddirmi già all'inizio guerra. Vorrei solo dirvi che ho pensato a questa serata in modo da evitare inutili spargimenti di sangue. Alla fine veniamo tutti da delle famiglie nobili. O dai Visconti. Sarebbe un peccato. E sorrida solo lui. Vedi che l'unico che ha un minimo di accenno, che tenta di reprimere, è Croci. Ok. Intanto che ti ho fermato. Da che pulpito. Esatto, intanto che ti ho fermato, mando un sempre mentalmente, parlo con Assassin, le dico: guarda adesso in quanti secondi ci dice arrendetevi tutti perché io sono figo e voi fate schifo. Guarda, contali. Sarebbe un peccato farci del male a vicenda senza darci una possibilità, non trovate? Vi faccio questa proposta. Troviamo un desiderio comune da esprimere davanti al Graal, no? Sorteggiamo casualmente una coppia che andrà con i Servant davanti al Graal e una volta ritrovato, tutti gli altri master staranno tranquillamente al sicuro nel Duomo. È una bella trovata, no? Cosa ne dite? Ovviamente dovrete ordinare, coloro che sono stati sorteggiati ovviamente, ai Servant in questione di uccidersi. Ma insomma, è la soluzione più logica, no? C'è un attimo di vuoto, un attimo di silenzio totale. Il mio desiderio è che tu sparisca. Lui si fa avanti. Lui si fa avanti verso di te. Arriva lì con i piedi dal tavolo, con il sopracciglio tremulo, una vena gonfia alla tempia, e sbatte la mano sul tavolo. Non ho capito, Aliprandi, cosa hai detto? Oh, cosa c'è? Non sai neanche prendere bene una battuta. Si è agitato. Ah, chiamiamo il papà. Io so prendere benissimo le battute. Infatti,
Infatti, si vede? Ho dovuto concepire la vostra esistenza come famiglia. Aliprande. Hai presa benissimo questa, guarda, così composto, così. Toglie la mano dal tavolo e dice: beh, sentiamo l'incommensurabile piano di Aliprandi per non dover versare del sangue di maghi e di visconti. Sentiamo. Non vedo perché io debba condividerlo con te. Siamo venuti qui tutti in modo da poter trovare una soluzione. Oppure sembrava solamente quelle parole. I fatti... E guarda caso la soluzione ce la porti proprio tu. Mamma mia! L'ho sempre saputo di essere una sorta di salvatore, tesoro. Tu invece... Ma sai moltiplicarli i pani e i pesci, perché sennò non vale. Potrei, con un po' di allenamento. Io facevo cinque anni. Cosa sta succedendo? Cioè, gli altri che cosa stanno facendo? Le reazioni, tipo... Allora, c'è Odescalchi che è molto interdetto, molto, è rannecchiato lì nel suo divanetto, tipo... Croci, invece, c'ha gli occhi sgranati a palla verso la situazione mentre si tiene al bastone. Sembra che stia per avere un attacco di cuore. Io quell'uomo lo ucciderò non in battaglia, con un attacco di cuore lo ucciderò. Caster sta facendo una faccia un pochino annoiata, tipo... Questi non sanno neanche come atteggiarsi ad un gala. Con il divino in pieno, vabbè... Gli dico... Ah, comunque... Aspetta, mi sono persa la frase a metà. Gli dico... Oltretutto, sì, forse è meglio che ti alleni un po' di più, dato che... A quanto vedo non hai neanche evocato... quello che dovevi evocare dalla tua famiglia. Lui stringe gli occhi qui. Bene, cara. Sei praticamente. Guarda, mi hai tolto un peso, devo dire. Brava, complimenti. Stavo per dire giusto appunto che ho evocato Saber per vedere se qualcuno... Era tanto sciocco da contraddirmi, però devo dire che hai un talento nell'essere idiota. Io sbadiglio e dico: perché ho detto che ho evocato io Saber? No, no, infatti. Anche perché sennò l'avrei portato tipo qui in pompa. No. Lui si gira, ti dà le spalle e borbotta qualcosa. Forza. Percezione. Fate una percezione, però non sarete felici di sapere cosa ha detto. Lo voglio sapere. No, direi di no. Se vuoi lo pompo, se non basta 21. No, basta. Allora... Va bene. Allora, Character Sforza, che è un personaggio così, lo senti dire... So benissimo cosa ti fai mettere in bocca, stronza. Meno male che non lo sento, sennò partiva la rissa. A quel punto torna vicino al Borromeo e dice: allora amici, avete una soluzione che non sia questa? Uccidere te, vuoi mettersi d'accordo fra di noi. Bene, vedo che non ci sono delle proposte. Immagino che non ci sia neanche una gran voglia di ottemperare alla mia misericordiosa offerta. Ma vi dirò questo. Domani no, voglio prendermela con la dovuta calma. Ma già dai prossimi giorni sicuramente potrete vedere al notiziario, ai giornali, non so quello che usate, quello che più vi fa comodo, insomma, che sarà ritrovato qualcuno in brutte condizioni. E parliamo dei Morignani, che non si sono presentati, come avevo promesso. Ma
Cosa più importante, se non deciderete di applicare quello che ho detto, la guerra busserà a casa vostra. E attenti quando ve ne andate a mezzanotte. In quel momento, però, vedete Caster, di fianco a voi, che ha assunto un'espressione veramente cupa. Si è portato una mano alla bocca ed è molto, molto accigliato e pensieroso. Si avvicina poi a voi. Mie care, perdonatemi. Forse sarebbe il caso, insomma, di rivelare l'altro servant che vi portate presso. Immagino che tu abbia i Modignani come alleati, giusto? Vabbè, mia speculazione. Comunque, diciamo che sto cercando di tenere sotto controllo un po' i movimenti dei servant. Dai, io mi sono presentato così volentieri a te. Potresti farmi vedere l'altro servant che c'è qui nei dintorni, no? Siamo 8. Perché? Precisazione, ma te non sei nell'arco di un chilometro, eh? Perché? Ah, dai, me lo potresti fare come favore. Magari possiamo unirci contro Sforza. Facciamo che, data la mia ultima affermazione, non ti va più di avere un appuntamento con me domani sera, sì? No, no, il nostro appuntamento ci sarà. Potrebbe essere solo rimandato in caso in cui... Però dai, è qui nei dintorni, fammelo conoscere. C'è un altro uomo nella tua vita, sono geloso. Lo dice con un sorriso proprio da mascalzone. Chi è il tuo master? Lui avvicina il viso a te, senza venire troppo vicino. Non lo so. Per una donna come te potrei fare follie, ma share. Beh, direi che comunque una presentazione per una presentazione, no? Io conosco te, tu conosci me. Andata! Si smaterializza. Ma... Padrona, cosa ha fatto? Mi ha fatto arrabbiare, non volevo mai. Padrona, cosa ha fatto? Non mi sgridare. Fatemi per favore un... C'è stato un altro servant. Fatemi... Eh? No, ripeti, vai. Ha per caso accettato un altro servant? Accettato un altro... In che senso? A cosa ha consentito? Non ho consentito niente, gli ho detto presentami il tuo master e poi un nome per un nome, ma comunque si può mentire nella vita. Non ha firmato un contratto stanco. Intanto nel mentre di sottofondo c'è Sforza che continua a inveire e dire quanto lui abbia il cazzo grosso. Quanti dei presenti sono quelli veramente annoiati che si stanno scassando? Volevo dire, insomma, che si stanno annoiando. Sembrano infastiditi. Abbastanza tutti, sta diventando semplicemente un monologo di Sforza. No! Sì, sì, anche lui sembra inizialmente abbastanza prendere le distanze. Cioè, raga, a lui non piace al suo servant. Il suo servant che dovrebbe servirlo e dire «Oh mio padrone», gli sta sui coglioni. Come può piacere a qualunque altro essere umano questo uomo? In quel momento l'uomo vestito di bianco fa un passo oltre Sforza. Porta la mano a cucchiaio alla sua bocca e lo spinge indietro. Signori, le cose stanno così. Il piano è il seguente. Ed è imparziale, equo. Siate altrettanto, pensateci. Non vi è chiesto di
dare una risposta immediatamente, ma la dovrete dare celermente. Non sarà versato sangue, almeno non il vostro da maghi, che immagino sia quello che vi sta a cuore. Pensateci. Ha una presenza veramente autoritaria, quest'uomo. E seppur non è immensamente alto, è come se stesse torreggiando sulla terrazza. Sì? Un secondo, per essere corretti, era pelatone? Sì, era il pelato. In questo momento, mentre lui cerca di spiegare in altre modalità quello che ha detto Sforza, essenzialmente, con un tono duro ma elegante, fermo e deciso, voglio che mi fate un investigation. Ma io ho capito bene, Caster torna. Ema Inspiration al pelato, va bene. Andava fatto. Investigation. Ma io ho capito bene, Caster torna. Sono stupida. Per adesso, visto che si è smaterializzato, poi se quest'uomo ti confonde, vabbè, lo disegnano così. Mio Dio, quanto mi confonde. 20 nat. 20 nat? Ma aspetta. Caster ha detto che ci sono 8 servant. Sì. E Saber non c'è. Sì. Sì, ci stavo già pensando. Questa cosa è strana. Sì. Ho bleffato. Oppure qualcun altro ha bloccato un altro servant. C'è un altro servant in giro. Se tutti i maghi ammazzano i loro servant, e teoricamente ce ne dovrebbero essere, non c'è un servant in più, in teoria. Ma domanda, ma Serena in tutto questo? Bella domanda. Tirami una percezione. Ok. Mentre vi frullano in testa queste cose, sentite Caccia, Stella, che di nuovo dice: no, no, fermati, fermati! Però al suo fianco inizia a materializzarsi qualcosa di grosso, qualcosa di molto muscoloso, vestito in pelli, con due enormi spade. Adesso ve lo mostro. Berserker è grosso. Berserker fa paura. Adesso, visto che è notte, no? Ci sarà anche luna piena. Adesso vedi la luna che si gira, c'è cioè il volto. No, non c'è luna un piena. Orso, un orso che comincia a... Non c'è luna piena. Addio. La prossima luna piena è il 19 novembre. Adesso me lo appunto. Questo è quello che vedete, okay, grande okay, omaccione vestito di pelli, due enormi spade, barba e lineamenti duri, nordici. E io un passetto dietro al sassi lo faccio. Tipo, ci sono io che mi allontano, tu che stai dietro di me, io che mi allontano ancora di più, tu che stai dietro di me. Occhi fissi su di lui. Sguardo del tipo: che cacchio è quella roba? Lui, mentre si manifesta, ringhia profondo. Non fa niente. Non sembra immediatamente aggressivo, però è abbastanza ricurvo e guarda a Caccia. Master, io combatte! Oh wow, adesso ho capito perché mi hai chiesto di arrendermi. È grosso! Lo dico a Stella. Sì, ed è abbastanza difficile da calmare. Si alza e gli mette due mani sul petto come per quietarlo, come a dirgli piano, piano. Intanto sentite dal mezzo della terrazza: cos'è quel coso disgustoso? Da parte di Sforza.
Sì, ho capito, ma vuole morire stanotte quest'uomo. Sì, ma c'ha l'istinto sopravvivenza di una patata, cioè. Vero? Lasciali. Telepaticamente, lasciate che succeda tutto quello che deve succedere. Potremmo toglierci lo sforzo da questa notte. Sì, sì, sicuramente aiuto lui. E alzo un ditino verso Berserker. Noi non faremo niente. Con una mano intanto tiene ancora la coppa di cocktail, con l'altra punta verso Caccia. Mi stai per caso minacciando? Mi stai minacciando? E pianta, l'hai cambiato il pannolino. E intanto faccio un passo avanti, perché non gli posso dire così e poi restare dietro lei, dai. Faccio un passetto solo avanti, però non è che vado proprio lì a piacere. Però un passetto avanti l'ho fatto. Intanto che dico che pianta, l'hai cambiato il pannolino. Un altro che fa un passo avanti rispetto a Sforza è l'uomo vestito in bianco. E mentre si fa in avanti, della luce si plasma sul suo corpo e una folta, spessa armatura si crea tutto addosso. Ok. È di colore chiaro, okay. Un metallo chiaro. Schienieri, pettorina molto spessa, elmo, abbastanza tubiforme, ma con una specie di tiara a questa altezza, con tre punte, una centrale un po' più lunga e due laterali, come a coronarlo. Una tabarda che scende praticamente fino alle ginocchia, tenuta da una cintura in cuoio, con una croce scarlatta che la taglia. Un enorme scudo sul braccio sinistro e una spada nell'altra mano. Comunque posso dire, per smorzare un attimo, ho letto la chat e sto morendo dentro. Sforza, dai, che mio padre lo verrà a sapere. Sì, decisamente. Intanto vi faccio vedere anche lui. Lo verrà a sapere. Intanto guardo tipo Stella, giusto? Sì. Sì. E le faccio... Ti serve una mano? Tutto sotto controllo? No, sì, a posto. Stai tranquillo, Berserker, stai tranquillo. Lui ringhia verso l'uomo in armatura. Sai cosa faccio? Siamo vicino tipo a un bar? Sì, letteralmente così. Quello della terrazza. Sì, no, nel senso, quanto siamo distanti da lì? Una ventina di metri. Ok, allora faccio una corsetta tipo jogging e vado a prendere... Trovo cazzo, ne so, un secchio. C'è un secchio. C'è della birra? Puoi trovare al di là del banco bar un Swaglass. Un secchio in giro così a caso, no. Vabbè, la cosa più grossa che trovo. Il Swaglass, sì. La birra non la trovi. Ok, ci butto dentro... Ok, ci butto dentro qualcosa, non lo so. Non lo so, qualcosa. La prima cosa che mi viene in mano. Qualcosa di strong. C'è del whisky? Leggi la chat, lì lo trovi. Butto il whisky dentro. Tipo tutta la bottiglia, due bottiglie, non mi interessa. Grazie Morgoth. Grazie. Nel mentre che lo fai, però, qualcosa cattura immediatamente la vostra attenzione, come un allarme. Al fuoco! Fuoco? E non lo posso certo spegnere con lui. La voce di un servitore che sta correndo a dare l'allarme dall'ascensore vi ha rapito immediatamente. Tutti gli altri si guardano alle spalle per vedere cosa sta accadendo. Fuoco? Io non guardo verso il fuoco. Cioè, verso l'ipotetico fuoco. Cerco di tenere sotto controllo la scena che c'è lì davanti.
Vedete che a questo punto anche l'uomo con la cappa materializza parti di armatura e tira fuori una spada. Si mette a protezione di Borromeo. Si materializza Archer. Si materializzano praticamente tutti, anche Lancer. Si mette di fianco a Visconti. Sforza, punta di nuovo il dito verso Caccia, ma poi si volta verso di te, Gia. Lo sapevo che avreste fatto qualcosa! Non importa quanto clemente io possa essere, questa era una trappola ordita da voi per tirarmi fuori dai giochi, dite la verità! Mio Dio, ma piantala! Piuttosto pensa a chi stai veramente così tanto sul cazzo da dare fuoco a un intero palazzo. Idiota! Mentre cammino gli dico, e comunque se avessi dovuto dare fuoco a qualcosa avrei dato fuoco al tuo vestito di merda. Perfetto, la vogliamo mettere in questi termini? Allora sai cosa ti dico, stronza? Fanculo il Duomo, fanculo Serena e... Shielder, uccidi quella stronza! Nel nome del mio incantesimo di comando! La prendo subito e me la porto via. Tipo, scappiamo subito. E qualcuno non ha più la protezione del Duomo. Si illumina il fascio rosso intorno alla mano di Sforza. Buff, una piccola esplosione di mano intorno a lui. Shielder si gira di scatto, come quasi forzato alla cosa. Stupido ragazzino! E fa pesantemente qualche passo verso di te. Non mi hai detto, Assassin, che seguivi Gea in questo movimento. Quindi, ma io iniziativa. Stavo già tornando. Io ti ho bloccato mentre hai recuperato le cose. Iniziativa. Intanto vedete che tutti gli altri... un comando è andato. Tutti gli altri servant hanno più o meno la vostra reazione. Si stanno mettendo frapposti ai loro master. E stanno cercando di proteggerli e vedete che ci sono già i primi movimenti per andarsene il più velocemente possibile dalla terrazza. Ce l'ho! Allora, vorrei per favore... Iniziativa. L'iniziativa, appunto. Sì, ho fatto... 16. Allora, aspetta che chiamo io. Ricordati che Pelatone c'ha l'inspiration. Ema chi si sabota vale da sua. Non vale la sì, non vale. Comunque non vale. Cosa? L'inspiration dei giocatori durante una sessione che partecipano non vale, ovviamente. Ma dai, l'ho dato a un NPC solo perché aveva tirato una manata a Sforza. Vabbè, te la rimborso, dai. No, ma chi se ne frega. Allora. Dopo okay, ti tiro un po' d'oro. Superiore a 20. Nessuno? 20, 15? No. 17. E 16. Quest'altra gente è tutta simpatica. Questo è Caster, sì? Sì. E questi sono Berserker e Stella. Sì. E questi sono Sforza e il coso o il coso e l'altro coso? Sforza è quello che immaginate essere Shielder. Shielder. Molto bene, il primo che si può muovere è Assassin. Non c'è niente in mano, ma io dalle mie mani lancio qualcosa e provo a lanciarlo il più possibile nella direzione di Gea. Coltellino. Oddio, aiuta, cosa stai facendo? Non si vede niente. E vorrei, con l'azione bonus, vorrei provare a teletrasportarmi. Okay. E mi posso teletrasportare di... stato di energia psichica e quindi 10 per 10 volte in piedi il risultato, quindi mi teletrasporto di 90 piedi al massimo verso Gea, quindi questo azione bonus praticamente accanto a lei. Ok. Dopodiché me la prendo, azione di movimento e azione d'ascio e via, si scappa. Ok, puoi metterti lì. Certo. E, allora, ok. E poi con... Me la prendo
Con il dash praticamente movimento, hai il tuo movimento base, perché stai trasportando lei. Esatto, sì. Quindi 30 piedi verso la porta, verso l'ascensore. Ok, potete muovervi pure. E l'ascensore è... Ah, muoviti dove devi arrivare e poi io ti vengo dietro. Sì, è da lì. L'ascensore. Dove è l'ascensore? Panico. Ti dico, non l'ascensore. Come non l'ascensore? È stupido l'ascensore, non mi hai sentito? Ce lo aprono non da sopra e ci riempiono di mazzate, di sberle in bocca. Va bene, non l'ascensore, allora da dove siamo? Porca vacca. Possiamo da dove scalare, siamo? Verso... verso giù, verso fuori, sì, tanto posso scalare. Intanto... Possiamo camminare in verticale degli edifici. Fammi vedere solo una cosa, perdonami. Con la standard ho... Con la standard ho chiamato... Vabbè. Ah, li ho chiamati, Sì, arriviamo tra un bel po'. Tra una vita, però, magari. Ok, niente. Telefonato. Da... Tanto cast. Vorrei tornare dal momento che eravamo lì, se no fine turno lì. Un'azione, no, niente a posto. Mi sa che è meglio se finiamo lì il turno, perché comunque non ci posso... Si spera non ci possono raggiungere. Non spero. Credo proprio. Beh, sgusciamo via. Mo vediamo. Vai tranquilla. Vabbè. Fine. No, ascensore, dico... Ah, ok. Quindi... ok. Finisco il turno così. Mamma, se ci fanno male. Se ci facevano male se andavamo sull'ascensore. Intanto... Un tempo andavamo... Caster si è spostato verso la vostra direzione. E... Stessa cosa... A questo punto fa Shielder. E gli soffio addosso, va via. Temo di no. Ma tanto arriva fino a lì. Però, però. Non può andare più avanti. No. Comunque. Intanto che trasporto Greta, le dico. Nel senso, richiamale e dille di venire nella nostra direzione. Stiamo passando da. Non ne so. La via lì sotto, non so come, attiva Google Maps, sveggi le vie. Allora, io penso tipo sì, vabbè, quello che faccio vai, sicuramente vai. È chiamarla e dire stiamo arrivando, resisti, incontriamoci a metà strada. Penso che non avremmo buttato giù la chiamata. No, semplicemente tipo dice resisti, stiamo arrivando, incontriamoci a metà strada, non ingaggiate nessun tipo di battaglia. Un po' difficile. Sarebbe più corretto dire non fatevi ingaggiare, perché tanto ormai. Intanto da Sforza si genera un lampo fulmineo e sentendo suonare lo vedete che riappare. Grande mago. Traimi. Anzi, qua. Maledetto. Aia. Io lo sforzo così vicino, non posso fargli niente perché se no sono cazzo. Ti penso io allo stupido scemo. Sta iniziando a portare le mani in posizione da lancio di qualche incantesimo. Adesso o al suo prossimo turno? Non ora, sta iniziando ad assumere la posizione. Ok. Ti farò vedere cosa succede ad atteggiarti come la stronza che sei. Poi hai passato il gradino della plebaglia, siamo arrivati a stronza. Già scalando la gerarchia sociale. Esatto, okay. È già qualcosa. Lo intanto ero, vedete lo tutti già. Gli altri, tutti quelli che possono, se la sono già telata, già andati. Altrettanto Borromeo. Si sono buttati dal grattacielo. Wow. In discesa libera. Vedete anche e che Serena hanno... non si vede ancora. Chi? Serena? No. Serena.
Zero. Intanto... A questo punto sentite dall'angolo Berserker, no! E una risposta molto decisa. Berserker sì! Sì, Berserker sì, Berserker! Berserker sì! Sì, così. Un grande carisma. Berserker! Li chiamo tutti Berserker, a quanto pare, io che gli faccio il culo, lo cuore nella cavaliera proprio. Il cuore della festa. E inizia ad avvicinarsi in maniera molto prepotente. Ogni suo passo sulla terrazza è un asse che si piega e si spezza sotto la pianta del suo piede. Boom, boom, boom. Intanto... La tipa, perdonami, la tipa, io non mi viene il nome, lo so il nome, ma Visconti. Non mi viene. Visconti, quella con Lancer sedata. Si è fatta prendere da Lancer e si sono lanciati giù dal grattacielo. Ok. Intanto c'è una luce di colore arancione molto intenso proveniente dall'ascensore. Oh, ecco, hai capito? Mi fate un tiro salvezza su destrezza? Ma io sono in braccio. Sì. Anyway. Oh, anyway. Fai tipo il salmone. Ti muovi così. 25. Oh, shit, finirò malissimo. Holy fuck. Dai, dai, ti prego, fai un tiro decente. Not so bad. Quanto? Comunque ho mandato su WhatsApp 18, ho mandato su WhatsApp la lista di quello che sappiamo. Sa che se vintrò. Ok. Riuscite ad evitare la fiammata. Una lingua di fuoco emerge dalle viscere, dal pozzo dell'ascensore e si espande oltre di voi. Vi infligge, tuttavia... Zero. Aiaia, okay, aia, sì, che male. Per te male, sì. Male. 10 danni. Aiaia. Da fuoco. Aiaia, aia, che male, che male. Ah, wow, wow. No, wow, dimezzali, 5, scusa. Perché ah, okay, è passato il tiro. Ok, meglio. Meno male. Ispirazione al Berserker, spacca tutto. Va bene, che branco. Berserker. Berserker. Ma c'è anche qualcosa. Per voi che siete lì vicine al pozzo dell'ascensore, sì, c'è qualcosa che sta emergendo dalle fiamme. Una sagoma umana. Qui sono visibili solamente i bordi delle fauci ardenti del fuoco. Ha un drappo rosso che gli cinge il petto. Che per lo più è nudo, marmoreo. Lo si vede poco tra quelle fiamme divoratrici. È più che altro come se fosse in controluce in questo momento. Capelli fluenti che oscillano come fiamme. E guardandolo vi sembra di vedere l'abisso stesso. Sta levitando nel fuoco, come ad ascendere al piano della terrazza. Satana è arrivato. Giuda. Punta un dito verso di te, Gea, e con gli occhi stretti esclama meno uno! Una luce verde si materializza dritta... Ok, prima che panichi, comunque, una luce verde si materializza lungo il suo braccio. Le fiamme, quando gli percorrono il corpo, iniziano a turbinare lungo il braccio e si materializzano sul dito come una saetta di colore verde che parte verso di te. Counterspell, tira la prova d'arcana. Raga, sto sudando.
Vai. Vai, vai, vai. Arcana. 13. Lo sai anche te. Mi fai un deck save? Aspetta, magari qualcuno dalla chat ti dà l'inspiration. Aspetta un secondo. Ragazzi, l'inspiration. Qualcuno ha un'inspiration da darmi? Ragazzi, l'inspiration! Mi sa che non arriva. Come... Vabbè, adesso potrei aggiungere un'esperienza al tuo curriculum. Come ci si sente ad essere rivoltati come un calzino? Hanno dato l'inspiration a Brantamar. Sta chiedendo un favore. Lo accetto, Brantamar, lo accetto. Come umano. Cosa, Brantamar, dimmi tu, lo tengo sul tiro no, lo tengo su questo tiro. Lo tieni su questo tiro. Sì. Non sono morta. C'è stata un'intercessione divina. Vai, vai. 22. La saetta. Brantamar, ti giuro, non so dove sei, ma prendo il treno, l'aereo, quello che devo prendere, vengo, ti do un bacio, cazzo, che non lo so. La saetta ti passa a lato del capo. Sei riuscita a tirarti verso Assassin proprio all'ultimo. Hai visto questa luce verde che significava morte certa, ineluttabile, e ti è passata a fianco come un proiettile dritto al tuo cranio. Vedi un asse che immediatamente prende fuoco e avvampa quando la saetta si schianta su di quella. Vedi la figura nelle fiamme che ringhia. Guardo Assassin. Faccio proprio questi versi qua. Vedi dietro di te, scusami, poi fai, che con la coda dell'occhio vedi Caster che stava già puntando la mano come per interferire con l'incantesimo. Però con un ghigno hai visto che si è bloccato. Ci penso io a me, Caster. Solo che adesso devo fare dei tiri, mi sembra. No. Come no? Non è mica ah, illusione. Sì, per Counterspell, certo. Allora, tirami un D100. Allora, il D100. Adesso ti cazzi una palla di fuoco sotto al culo. Esatto. 94, ce l'ho. 94. Oppala! Sono large. Mi sto immaginando adesso Assassin che di così... La mollo. L'unica volta in cui non dovevo fare questa cosa. E il D6. Guadagna, però mi... Sei. Nessun effetto. Merda. Allora, intanto vi faccio vedere il personaggio. Non importa, non importa. Insomma, quello che riuscite a vedere concretamente è questo, una figura che avvampa nel fuoco, nient'altro di deciso. Porca bestia. Io non la vedo dopo, tanto mi fa già paura per quello che è. è appena schivato per grazia. Mamma mia, quanto ero morto. Lo sai cos'era, vero, quella? Sì, lo so cos'era, sto sudando, io non sto scherzando, raga, sto sudando. Mi sono dovuta togliere la felpa. Andiamo avanti. Oh, porco Giuda. Assassin. Master, coltellino direttamente su di lui. Okay. Assolutamente. Tira per colpire. Non è molto. Anche perché lui che cazzo è? Anzi, posso fare una cosa migliore. Vado dietro al bancone a nascondermi prima. Tanto voglio essere visibile alla fine del turno. Voglio essere ben visibile. Provo a nascondermi dietro al bancone. Prima di tutto. Ok, stealth.
Dopodiché adesso gli tiro un coltellino. Vai. Ho vantaggio? Beh, non ti vede in questo momento, sì. Molto bene. Dico adesso fai... Sto zitto. Allora, vediamo se parte la macro. 17? Sì. No, è a sinistra, aspetta, scusatemi. Ah, quella vera. No, porco Giuda. Per i danni, è la 17, il modificatore è lo stesso. Il tuo hit è 17. Il primo è semplicemente per comodità di danni. Ok, solo un secondo. 17. Non mi fai danni... Ah, ok, adesso. Devi cliccare sopra la ma psichica. Quando tu lanci il coltello... Uh-huh. 17 è il tuo hit totale, giusto? 17. Ok. Sì. Lo lanci, vedi la lama che sta per conficcarsi nella gola. Sforza, se ne accorge all'ultimo. E con un gridolino molto poco virile... alza la mano e compare un... una ward, un sigillo magico che blocca il coltello. Incantesimo scudo. Potevo usare counterspell adesso. No, scherzavo. Ho fatto bene prima. E di nuovo scappa Gea. E termino il turno così. Sono lì. Prego. Com'è? Un momento di turlopinare le persone. Allora, intanto disengage. Ok, allora mi metto qua e uso schivata. Decisamente. Okay. E guardo male Caster. E gli faccio così. Ma infilati le mani nel sedere. Caster... E gli dico, se sopravvivo a questo, sopravvivo a tutto. Cretino! Caster, si avvicina a te? Fa accenno così con le mani. E dice, me lo auguro, Sherry, me lo auguro. Ti mette una mano sulla spalla e ti senti naturalmente leggera. Cerca di non fare tardi al nostro appuntamento di domani, mi raccomando. Ok, lo guardo un attimo, tipo... Ok, cioè, pensavo mi uccidessi adesso, mio Dio, se voglio ancora più bene, non lo so, se voglio combattere con te, però va bene, ok? Mi confonde! Non voglio più farlo. Lui intanto c'ha un c'ha una freddezza incredibile, questo uomo. Comunque avete visto che si è scomposto ben poco, seppur sta indagando su quelle fiamme. Lo vedete che quando non sta parlando con Gea è molto attento, è molto focalizzato su quell'uomo avvolto dalle fiamme e lo indaga. Vedendolo così posso rispondere al suo non fare tardi all'appuntamento e bla bla bla. Sì. Gli dico sì, cioè, dato che comunque ha dimostrato che non mi vuole propriamente uccidere in questo istante, gli dico, ma che cazzo è quello? Quello? Ok, no. Sì. Sì. Punta un dito verso di lui e gridando dice, tu! Tu sei Avenger! Avevano azzeccato in chat. Sono contenta. Ma per il momento non c'è risposta tra quelle fiamme. Nel suo turno. Ma quindi cos'è che mi ha castato? Fly? Featherfall. Featherfall! Oh. Dai. E dopo non giocano a fare il tiro a piccione. Shielder, intanto... No, ho un'idea, lascia fare. Si muove qui. Sforza. Usando la sua reazione, grida verso di lui. Basta! Andiamocene! Shielder, andiamocene! Vedete che l'elmo da Gea passa lentissimamente verso Sforza. Riuscite a percepire un non so che di disgusto. Eh sì. Non deve usare un altro incantesimo di comando per counterare l'altro incantesimo di No. Oh.
lo afferra. Insieme vanno giù. Con un sacco di silenzio sprezzante di tutta la situazione. Intanto, Ella mette qua e continua a parlare verso Berserker. No, Berserker, ti devi calmare, andiamocene, andiamocene! Ma lui è in Berserker, sì? E dato che non ci sono altri direttamente sulla sua linea, visione... Ma veramente? Eh sì. Come? No, no, ci sono io, sono visibilissima. No, più che altro c'è il coso grosso che fa paura sulla sua linea di visione, per dire. Beh, è qua, ma è dietro due muri. Sì, di vetro, sì, ma comunque dietro. Siete più visibilmente plausibili voi, dal mio punto di vista. Lascia giù le spade, le inchioda sulle assi e ruggisce: arma nobile, sbritar scalle. Scusi? Esatto. Quello senza cipolla. È un mobile IKEA. Aspetta, no, veramente, puoi ripeterlo? È la traduzione di un mobile IKEA. Sbritar con la Y, scalle. Ok. Scalle. Cosa che sto succedendo? Si tramuta in qualcosa di assurdamente enorme e certamente più massiccio di te, Gia. Che sì, sei aumentata di taglia, ma lui già ti superava prima. Adesso che aumenta la sua massa, è ancora più grande. Ma ce l'ha con me o ce l'ha con Caster? Sopra o sotto? Sopra. Sopra? Ok, tira un di 100. 1,50 Caster, 51,100 te. Caster. Quanto sto sudando a sto giro. Vedi che lo afferra con un'enorme mano alla caviglia. Caster guarda verso il basso, poi guarda verso di te. Oh no. Berserker inizia a sbatterlo ripetutamente sul terreno. Boom, boom, boom. Ti prego, dimmi che dice un dio gracile. Meraviglioso. Meraviglioso. Ok, non è neanche tanto. Vediamo se resiste. In verità l'arma nobile non è qualcosa che genera lui, ma diventi tu la sua arma nobile. Ok, vedete che lo ha sbattuto talmente tante volte a terra che si sono aperte delle crepe nelle assi della terrazza. Praticamente ogni volta che la schiena di Caster sbatteva sul legno si apriva una crepa. Tanto che ci sono delle sorte di piccoli crateri nel luogo dell'impatto. L'ultima volta è stato particolarmente duro come impatto e Caster sembra momentaneamente paralizzato, momentaneamente troppo intontito per stare in piedi in questo momento. Rimane lì prono a terra, molto traballante come situazione sua. E sai qual è la parte peggiore? Che gli devo un favore. Assassin. Io... Nel frattempo dico già di buttarsi. E beh, potrei. È fatta una certa. No, fidati, no. Esatto, fatti no. Un po' più nulla. No, 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 no. Allora, facciamo una bella cosa. Non venire vicino a me, fidati. Azione bonus coltellino. E voglio lanciarlo più vicino possibile a qui. Stella. Tiro okay. 10. 8, mi sposto via al massimo 80 piedi, quindi... Ci arrivi? Sì, sì. Vado vicino a lei. La piglio. Gea,
buttati. E arrivo nel tempo con lei tipo cammino, vado giù per l'edificio in verticale, cercando di non farmi vedere da quelli che ci sono di sotto, magari. Questo sì. Per tutto il movimento che posso, movimento normale e dash. Ricordami, usare lo zaffiro è... azione standard. Ok. Beh, ma lo può fare anche Stella. Stella. Potete comunicare. Esatto. Poi se lo ma vuole se usare... Se parlo adesso devo usare la reazione o aspetto il mio turno? Usi la reazione se parli fuori turno. E allora no, direi proprio di no, quindi per adesso mi taccio. È comprensibile. Direi che il Disintegrate mi ha un po' ispirato a non usare le cose fuori turno a caso. Gea. Ok, allora guardo Stella e dico... Usa lo spazio separato, giusto? Si usa lo spazio separato, no? È grabbato da Berserker? No, in questo momento no. Ok. Le lascio lì. Lo catto su... No, gli devo un favore. Ascolta, ero morta. Se non mi dava Featherfall. Era morto. Quindi lui. Lo catto su. A caster. E mi butto giù. Ok. Mentre lasci lo spazio di Berserker... Disingaggio. Prendi, disingaggi. Ok, va bene. Non potresti farlo, lo sai, no? Perché? Grabbare richiede azione. Grabbare richiede azione. Prendere qualcuno, un'azione di grapple per tenere. Sì, ma lui non può, non mi fa un tiro contrapposto. No, non ti fa il tiro contrapposto, però è giusto per... No, caster, dico. Va contro, però. Caster non mi fa il tiro contrapposto, è stunnato. No, non è per quello. Quindi io no, ho fatto... No, in questo caso andiamo così. In questo caso andiamo così. Ok, te lo tiri dietro, disingaggi e ti butti. Quello lì è il cattivo. Mentre mi butto verso Berserker e indico il coso brutto. In hotel adesso. Aspetta. Che sta a vedere che è? Cioè, nel senso che io porto questo scemo qua di merda, sto farfallone, e tu porti la tipa. Tanto lo sa dove siamo, perché se mi chiede l'appuntamento domani sera è perché sa dove siamo. Se mi dice che domani sera mi viene a inculare gli incantesimi di comando è perché sa dove siamo. Almeno per adesso, possiamo cambiare posto dopo. È un albergo, possiamo cambiare posto dopo. Sì, cambiamo albergo poi. Dico, scelta peculiare, ma potremmo cambiare albergo almeno. Se non fosse per lui sarei ancora lì sopra, ti rispondo. Non ti arriva una risposta. Penso comunque noi ci incontreremo a metà strada. Spero che a un certo punto arriviate nella vita di sempre. Dipende da che traffico c'è sui tetti, bombato di servant. No, in verità penso che ci stiamo tutti scatterando, chi da una parte chi dall'altra. Vi stiamo vedendo, a un certo punto vedi Greta che fa: no, non andiamo a salvarli, ce n'è uno da solo che sta scappando, vantaggio. In questo momento... Proprio gli vengono gli occhi rossi. In questo momento Avenger... raccoglie le fiamme che si sta seminando dietro al passaggio e le porta nel palmo delle proprie mani e vedete che sta plasmando qualcosa, la fiamma, come se la stesse allungando, e al tocco la fiamma diventa di colore nero finché non diventa come una lancia che emette dei miasmi scuri. Guarda in direzione... Sì, lo vedete. Guarda in direzione di Stella e di Assassin e la scaglia. Counterspell. Sono 60 feet. Sì. Penso che forse più di un counterspell, forse ci vorrebbe uno shield. Lui credo che abbia evocato un'arma.
Lei può fare shield stella. Penso, spero, per lei. Io intanto il counterspell lo provo a lanciare. Vai di... prova. Prova counterspell. 12. Sicura, no, di voi, mi dispiace. Posso usare stella come scudo? Assassin! Sta bene? Va bene? La vuoi proprio mettere di schiena verso l'incantesimo? Con nonchalance. Onesto. La prende così? Ha senso. Ha senso. Anche tu c'hai uno scudo umano, eh. Caster è ancora svenuto. Caster è ancora svenuto. Sì. Caster è ancora svenuto. No, allora faccio così. Faccio primo. No, aspetta, fermo, non dire un cazzo. Non ho detto niente. Perché io sono una maledetta brava persona. Cristo di un dio. Stupida cogliona. Cazzo. Uso la mia, uso Tide of Chaos. E ritiro il dado. Ok. Ah. Ma non l'avevi già usato? Sì, l'avevi già usato. Sì, la scorsa sessione. Avevo detto... la mia cosa. Avevo detto, lo usavo, poi ho detto, no, non è vero. Ah, sì, è vero. Non lo uso più. È vero. Non usarlo poi. E l'altra volta ho usato l'ispirazione. Confermo. Niente, fa niente, l'ho buttato, ci ho provato, ho fatto tutto quello che potevo. Mi dispiace. Vaffanculo. Scudo umano. Scudo umano. Più che uno scudo umano, aspetta. Adesso è diventato un rimasuglio. Maybe she's not there. Ok. Non è morta. È lì. Mi ha preso ta. Lei viene trascinata davanti l'effetto dell'incantesimo di Avenger da Assassin. Neanche il tempo di rendersene conto e vedi lei che rimane senza fiato. La lancia si conficca dritta nella schiena. Un'energia nera si disperde lungo di essa e vedi che tu, Assassin, delle fiamme di colore scuro le hanno dilaniato i lembi di pelle della schiena. Del sangue le scende al lato della bocca e sembra svenire. Il mio turno? Sì? No, aspetta. Colpo di grazia. Coltella. Aspetta, non è il tuo turno. Sì, non ti preoccupare. Io vedo Assassin che fa questa cosa. Io cerco di non farmi beccare. Il più possibile. Te comunque ti è rilanciata, eh. Fatalità. Ok, ma se vedo lui che ha lanciato la roba per fare il counter... Vedo lei, diciamo nel momento in cui stai cadendo, ok, sì, se vedi lui, vedi lei, sì. Allora dico Assassin, no! Quanti turni vuoi? Non hai la reazione. Ok, va bene. A meno che non vuoi sprecare un incantesimo di comando, sta a te. Lei è svenuta lì. No. Usare un incantesimo di comando, no. Però ricordo tutti che avevo detto, lei è una di quelle da non uccidere. Emma... Morse sua, vita assassin. Le è sfuggita di mano. Io dico solo questo, ricordo che lei... Non riesco a... Che lei è l'unica... Io ricordo che lei è l'unica che ho detto... Cerchiamo di non ucciderla. Infatti, noi stiamo commentando, ma non ci siamo ancora, quindi ecco, è arrivato Berserker. No, aspetta, ci sono perso un turno? Ah, non lo so. Allora, fatto. Io è da mo che non faccio caster, no, Gea, caster e... no, caster non contatelo. No, siamo giusti. Magari ti sei perso qualcuno. Perché li hai fatti fuggire. Sì. No, siamo giusti. Ok, Berserker, vedendo quello che è successo, arrivo subito. Inizia ad attaccare Assassin.
Aspetta un secondo. Sto per caso andando giù. Sto camminando giù, giù. Ah, stavi. Ah, non avevi finito il turno. No, aspetta. No, no, no. Sto. Cioè, io sto camminando giù per. La. Però stavano comunque scappando. Gio, stavo scappando. Hai detto che abbiamo tutta la rampica, diciamo, possiamo camminare su, in verticale praticamente. Sì, quello sì. Quindi io sono, stavo. Sono in movimento. Sono all'incirca movimento e dash 60. Ah, ok. No, 30 perché piedi poi giù. Non vi ho spostato, ok, giustamente. Va bene. Insieme alla tizia. Scusami, però allora se erano già giù, che cazzo lancia? Che sì, cazzo lancia con l'altro? Sì, appunto. Sì, appunto. Penso si fosse affacciato tipo. No. Guarda no, dov'è? No, no. No, è no, qua? No, no, no. No, ok, mi ero perso il fatto che era. Che eri già giù. No. Il dispiacere. No. Mica quanto mi incazzavo con te. Ringrazia Dio che se no sai quanto mi incazzavo, che questa è l'unica stronza che mi sta simpatica, con cui ho avuto un minimo d'amicizia. Infatti le avrei dato l'addio dicendo: mi spiace signorina Caccia, era la presenza più gradevole a questa festa. Cristo. Però... ma comunque ci stava secondo se Assassin. Cioè sì, ci stava tantissimo, poi dopo ci io... stava vabbè, di brutto, veramente... cioè... io chiaramente avevo gli incidenti capitano, ragazzi, cioè... Ops. Come fai a dimostrare che non è stato un incidente? Allora, con voi che discendete dal grattacielo e Berserker che attacca, direi che la fight io la ritengo conclusa, perché comunque puoi essere forte quanto vuoi, ma per togliere di mezzo Berserker devi comunque sudare. Sudare. E io direi che quindi quella è morta. Ditemi che è morta. Quindi la tizia è morta o è retconnato che me la sto portando giù al sicuro? No, retcon per forza, perché se eravate giù non aveva visuale, non poteva lanciare l'incantesimo. Ok. La riporto giù. Tutto bene, signorina. Signorina Caccia. Hai figli. Va bene. Ho un strano senso di déjà vu di questa cosa. Sì, sì, grazie. Però quando arrivate a terra lei mi fa da parte. Ho avuto ordine di portarla al sicuro. Mi metterò al sicuro da solo. Da sola. Adesso richiamerò Berserker ordine. E andrò per la mia strada. Stella, non fare la testa di cazzo. Urlo, e intanto che lo urlo, di un ceffone a Caster, ma sei quelli che ti rimettono l'anima nel corpo. Talmente contro la morte è fallito. Perché? Lui si risveglia un po' e dice: oh mia cara, non sono solito a queste pratiche. Buongiorno principessa. Buongiorno a te. Ce ne andiamo? Decisamente. Ok. Comunque Stella cerca di vincolarsi dalla tua presa, Assassin. Posso parlare, sì. Sì. È proprio insiste. Dico, ascolta, questa cosa non è normale, ok? Non è normale. Facciamo un pezzo di strada, richiama Berserker, perché questa cosa non ci deve essere. Lui ha detto che c'erano 8 servant, non ha compreso i servant dei Modignani, perché non erano qui. Quella cosa non è normale. Dimentica tutto il resto. Andiamo. Io infatti pensavo che ci fosse qui il servant dei Modignani. No, no, dimentica tutto, è un casino, fidati, ascoltami, non te ne andare da sola. Ascolta una cretina. Vai da sola. Vai da sola, sì. Vai, vai. Beh, in questo caso, comunque, possiamo fare certo, un pezzettino di... tenere sotto controllo Berserker. Possiamo fare un pezzettino di strada insieme prima di salutarci, che dite? Brava ragazza. No, questo è Caster. Andiamo.
Ah, Caster, bravo ragazzo. Però vedete che Caster si dirige verso Stella. Sì, lo so già, lo so già, l'ho già capito da sola, andiamo. Ok. Vaffanculo. Vi mettete a correre e vi allontanate. Dopo qualche secondo vedete che Stella stringe il pugno ed esclama: Berserker, con il mio incantesimo di comando, vieni qui! Una piccola esplosione e viene teletrasportato immediatamente Berserker di fianco a lei. Lo vedete fumante, con la muscolatura tesa, nervosa, le vene che sono dei palloni all'interno della sua pelle praticamente, dei fiumi in piena. Con uno sbuffo dal naso quasi vi fa svolazzare i vestiti. Adesso stai calmo, Berserker, stai calmo. Vedete che le sue ferite sono tutte bruciature, ancora ardenti, fumanti. Ma si sta calmando. Ehi, bravo, si sta calmando. È comunque teso. Di mezzo, raga, mannaccia. È comunque teso, ma non sembra volervi attaccare direttamente. Provo a comunicare telepaticamente con Greta e Saber per vedere se sono vicini. Sì, in questo momento siete entro il miglio. Mi sentite? Sì. Sono concentrato sulla corsa, lascio rispondere Greta. Dove siamo? Siete a terra. Penelope? Siamo a terra, ai piedi del palazzo. Ai piedi del grattacielo. Toglietevi da lì. Incontriamoci in territorio sicuro. Al Duomo. Bene, se proprio volete andare, anche noi abbiamo un appuntamento adesso. Signorina Gea? Sì? Vogliamo allontanarci? Sì, sei riuscita a contattare gli altri? Perché immagino trasmetto tutto telepaticamente, dobbiamo andare al Duomo. Ma se ci sentiamo tutti tipo gruppo di WhatsApp? Ti passo tutto, solo faccio tipo centralino. Ah, okay, a me passo te. Facciamo gruppo WhatsApp allora, va bene, ok. Più o meno, sì, sono un server di WhatsApp. Ok, quindi faccio tipo sì, anche perché dobbiamo chiedere sempre telepaticamente in generale, dobbiamo anche chiedere a Serena che cazzo sta succedendo. E io un leggero inchino a Caster, se sono ancora lì praticamente. Caster, sì, ha detto tipo lo guardo paura, dopodiché cercherei di portare telepaticamente. Comunque vi dico, lasciate stare Serena, dobbiamo trovare un altro posto più sicuro. Intanto andiamo a dirle che prima... cazzo succede, poi ci troviamo un posto. No, tipo ti dice sempre, Greta tipo insiste tipo di no, dice prima incontriamoci al Duomo, poi cerchiamo un nuovo hotel. Nel mentre voi... ma al Duomo c'è Serena, no? Sbaglio? Non lo sapete. Lo sappiamo. Sappiamo. Vabbè, iniziamo ad andare al Duomo, quello intendevo. Andiamo al Duomo almeno. In quel momento vedete che Caster si mette davanti a Berserker... e a Stella, fa comparire con uno schiocco di dita cilindro e mantello sulle spalle, allungando il mantello davanti a loro due, esclama: allora, a domani sera, Sherry. Mi lord. Facendo svolazzare il mantello, la loro immagine si dissolve. Io faccio solo così. E prima che si dissolvano dico, e comunque siamo pari a Caster. Dato che lui mi ha castato Featherfall ed era pronto a castare Counterspell e poi io l'ho
tirato via dalla situazione, per me siamo pari. Mentre se ne va, senti un'ultima voce che si dipana. Non siamo mai stati diversamente, mia cara. E se ne va. Mi piace. Mi piace o non mi piace allo stesso tempo? Un po' aiuto, aiutatemi, sto male. A me proprio sta sul cazzo. Io... sentite pensieri tosti voi due a caso ogni tanto che partono. Sì, no, io quasi richiederei di scopare prima di combattere, ma vabbè, lo trucido. Fun fact, se ci scopi lo stai potenziando, però, per il mana transfer. Lord di Fate vera, se scopi con un servant lo potenzi. Lo accetto. Diciamo che è un'affermazione pericolosa, ma... Lego Gea, tipo vi chiedo aiuto per legare Gea, buttarla in un baule e la recuperiamo per quando finisce la guerra. Sì, andiamo a ammazzare tutti. Domanda, è passato il mio minuto di largissimo? Sì, puoi tornare alle tue dimensioni normali. Anche perché altrimenti se ti fossi presentato al Duomo, ecco, in large avresti dato la ragione, quindi... al signore dei terrapiattisti. E l'ha fatti giganti. Sì. Guarda Stassi. Andiamo al Duomo. Sì. E mentre andiamo ti guardo e ti dico... Ecco, ricordi quando ho detto che non è che la mia magia funziona benissimo. Questo intendevo. Oh, va bene. Sorprendere il nemico con... abilità inaspettate è sempre positivo. Non sa da cosa pararsi le spalle. Ok, accetto la tua visione. Bisogna più bella sempre... della cosa. Bisogna sempre fare il meglio della situazione con ciò che si ha a disposizione. In questo momento vi potete ricongiungere con Greta e Saber. Greta! L'abbraccio. Io però sono devo... quasi morta. Io devo ci tirare. Devo tirare un dadino. Perché okay. Cosa? Nel frattempo io controllerei se non ci sta seguendo qualcuno. Che... percezione. Certo. Ce lo fai in modo attivo. Ecco perché il dadino. Ma tutti. Ah, non. E chi vuole guardarsi intorno in maniera attiva mi tira percezione. Non era vantaggio, ma è comunque 20. Okay. Sì, lo pompo. Dopo un po' aggiungo di 10. 22. Vabbè. Meglio di un cattivo. Io non... no, mi concentro sul... su, come si dice, su Penelope e la Gia. Comunque no. quando corri ad abbracciare tipo Greta, vedi tipo che tipo... sì, la stritoli. Ti fa tipo le bacche in testa e ti dice... tutto bene? Cos'è successo? Master, io lo so cos'è un disintegrate. Spero me l'abbiano spiegato. Allora, cioè, so cosa significa. Allora, un raggio non, verde. Non sai che incantesimo sia, non sai come sia stata incanalata quell'energia, ma sai solamente una cosa: hai percepito tranquillamente quanto mana o quanto odd, non lo sapresti dire. Ribadisco, mana ambientale, odd interno. Sì. Sia stato plasmato in quella magia. Sai che se ti avesse colpito era morte. E dico, allora tipo tutta concitata dico, non lo so, stavo litigando con la Sforza e poi qualcuno ha gridato al fuoco e allora noi abbiamo fatto per scappare, ma poi è apparso questo tizio dal nulla che non lo so, è tipo un servant in più, perché non, ne percepivano 8, ma voi non c'eravate, quindi dovevano percepirne 7, invece erano 8 e mi ha lanciato un raggio verde addosso e non so come ho fatto a schivarlo, non so quale divinità mi ha permesso di schivarlo, ma sicuramente se mi avesse preso sarei diventata cenere. Assassin, non ti sembra che in questa viuzza che vi ha accolto nella fuga ci sia qualcuno in giro? Anche con abbastanza fortuna, perché comunque non è così tardi e la città è popolosa. Senti che ti è andata bene. Saber?
Intanto, mentre che sento che c'è Gia tutta concitata, che sta cominciando a parlare, immagino anche tipo sta parlando a voce anche un po' troppo alta. Sì, sì, sta urlando tantissimo, sei esatto, in panico. Esatto, tipo, intanto dico, parlo telepaticamente con Penelope e dico fammi un attimino un resoconto di quello che è successo un po' più dettagliato. E poi mi avvicino a Gia e tipo ti appoggio una mano guantata sulla bocca e tipo ti dico abbassa la voce magari. E poi ti lascio subito la. Cioè, nel senso, ti lascio subito. Però dopo, intanto, entrambe voi due, cioè Gia e Greta, vi spingo per la schiena e vi incammino verso il Io, appena comunque Gia finisce il discorso, telepaticamente parlo con Saber e gli dico: è possibile che qualcuno di loro fosse già a conoscenza di dove gli altri fossero? E in ogni caso. Se non lo sapevano, hanno approfittato. Può essere che qualcuno abbia approfittato della fuga per seguirli. Per seguirci. Io consiglio di sfruttare. Di cercare un posto nuovo dove rifugiarci. Guardo. Giro il volto verso Penelope. Idea? Nierina Gea si è scaldata troppo e il ragazzo Sforza ha perso le staffe. Ha utilizzato un incantesimo di comando e hanno ingaggiato il combattimento. Mentre il palazzo stava già prendendo fuoco, a quanto pare. Mm-hmm. Un'entità avvolta dalle fiamme è stata riconosciuta da Caster come Avenger. Dopodiché siamo cercati di scappare, mentre anche Berserker stava ingaggiando nel combattimento. Per il momento sembra che nessuno ci abbia seguito e concordo che sarebbe meglio andare perlomeno al Duomo e chiedere di Serena. No, non sono d'accordo. Non credo che sia giusto contattare Serena. Lasciamo che, nonostante aveva garantito la nostra sicurezza in un certo e senso. Soprattutto dato che c'è un odd man out, lo dico proprio in inglese. Vabbè, l'aveva garantito un odd man out. Il giovane Sforza. Sì, ma il giovane Sforza fa schifo, lo sapevo che prima o poi avrebbe attaccato qualcuno. C'è un odd man out. Attenzione, attenzione, non è compito del diacono garantire strettamente la sicurezza. Però capisci che il compito, il mio discorso è compito del diacono il fatto che sono 9 e non 8. Cioè, sì, immagino sì, che sia una comprensibilmente cosa che voglio dire, no? Accettabile come affermazione, sì. Cioè, non va bene. Dico mi giro verso gli altri mentre camminiamo verso il Duomo, mi giro e dico non ha oltretutto è eccessivamente forte e sa esattamente con chi prendersela. Non ha importanza questa persona in più. Non ha importanza, già non è il momento di andare al Duomo a parlare con Serena. Approfitteremo di un momento sicuro in cui incontrarla in un posto assolutamente neutrale. Ma il Duomo stasera è neutrale. Sì, ma non stasera, dopo tutto quello che è successo. La cosa più sicura è in questo momento assicurarci di raggiungere il Duomo e aspettare finché effettivamente tutto non sarà più sicuro e tornare a cercare un posto dove alloggiare. Ok, sì, però se lei è già lì, non è detto a che sia punto lì io. No, non sto dicendo che, però se lei è già lì, se è già al Duomo, anche perché è sparita a metà festa, ora non so, cioè non penso. Anzi, effettivamente ora che mi ci fai pensare, già non credo nemmeno sia il caso più di andare al Duomo. Dirigiamoci più velocemente possibile in un posto sicuro, ora che effettivamente sono tutti impauriti. Ma ascolta, il Duomo è un posto sicuro. In questo momento una tana, un suono. Io ho bisogno di una tana. In questo momento un suono
interrompe la vostra discussione. Proviene dalle tasche di Gea. Chitarra. Dan, da, dan, da, 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 dan, da, dan. Smells like a teen spirit di Nirvana. Ha una suoneria. Oh, che è la mia suoneria. Sì, blocca la vostra interazione. Se prendi il telefono, guardi il numero, non lo riconosci. Ok. Rispondo, ma metto tipo istanti in viva voce. Ok. Per far sentire tutto. La voce di Serena. Gea, Gea, dovete andarvene da lì. Oh, porca puttana. Serena, ce ne siamo già andate. Sei in ritardo. Dove cazzo sei? Cosa cazzo succede? Io me ne sono appena andata dal palazzo. Ero andata al bagno, mi sono trovata stordita e quando mi sono risvegliata era tutto in fiamme. Serena, dove stai andando tu ora? Sto correndo il più velocemente possibile al Duomo. Nel mentre sto chiamando tutti gli altri per dire di andarsene. Se ne sono già andati tutti, non ti preoccupare, eravamo gli ultimi. Oh, meno male. Io gli prendo un attimino il telefono a Gea, gli faccio segno di passarmelo. Sì, è in viva voce, mi immagino che l'ho messo un po' in mezzo a tutti per chi voglia parlare. Ok. La voce di Greta si fa un attimino più seria, più sicura. Arcivescovo, la prego di... Diacono Gastani Frinzi. Diacono, la prego di scusarci, ma per noi in questo momento trovare un posto sicuro è sicuramente più importante che fermarci qui ad aspettare e parlare con lei. Spero possa capire e che... per rimandare il nostro incontro ad un secondo momento. No, io vi ho chiamato solamente per dirvi di andarvene il prima possibile. Se siete al sicuro, va bene così. Mettetevi in salvo il prima possibile, mi raccomando. La ringrazio. Se siete d'accordo, posso andare io a parlare direttamente con la signorina Serena. Lo faremo tutti insieme, Penelope, non preoccuparti. Greta, è questo il problema. Domani sono discreta abbastanza, sì, da, esatto, non farmi notare da nessuno. A parte, e questo è il problema. Tornare, esatto. Domani arriverà Caster e dopodomani arriverà lo Sforza. Non c'è tempo da perdere, nel frattempo voi andate, esatto, pure al sicuro. Io voglio capire. Mi spiace Penelope, siamo comunque un gruppo. La sicurezza di tutti, te compresa, è importante non solo per la mia vita ma anche per quella di Saber, di Gea e anche la tua. E comunque vorrei dire, aspetta, ragazzi, Gea, ragazzi un attimo, penso che, spero tu possa capire Penelope, anche il fatto che tu ti possa allontanare ci potrebbe comunque lasciare scoperti da un fianco. Sicuramente domani potrai sicuramente andare a parlare insieme a Gea prima che arrivi la sera, visto il presupposto che Caster attaccherà di sera. Potremmo andare a parlare domani o con Serena. Ma vi prego, per favore, stasera penso che sia già successo abbastanza. Però, ascoltatemi un minuto. Allora, signorina Greta, la vostra prima mi commuove. Allora, sono d'accordo con Greta, andiamo, però io vorrei dire viva la tecnologia. Quindi no, mi riporto il telefono vicino. A proposito di tecnologia, gli passo la mano, nel momento in cui te lo restituisco, Master, uso il mio trucchetto, il telefono non funziona. Perché? Vantaggio tattico. Telepaticamente, signorina Gea, attendo ordini. Mi prudono le mani, allora, in questo momento. Telepaticamente dico, Assassin, giusto perché so che potrebbe funzionare un'altra volta. Se no finivamo a fare il solo da quanto costa questo telefono. E me lo rimetto in tasca. Vedi che Greta un attimino tipo ritira la mano dal telefono, arrossisce e dice: non preoccuparti, al momento giusto lo farò tornare come prima.
Lo so, me l'hai fatto vedere, ma io volevo chiederle, volevo chiedere a Serena che cazzo era Avenger. Cos'è? Avremo tempo per farlo domani. Penso che abbiamo tutti bisogno di riposare. Sei compresa, no? Dubito che domani avremo abbastanza tempo da prepararci a un possibile attacco di Caster e un possibile attacco anche da parte degli Sforza che vi hanno preso di mira. E al tempo stesso chiedere informazioni a Serena come faranno molti altri. Sapete cosa? Ma non preoccupatevi, non preoccupatevi. D'altronde, come state leccando voi le vostre ferite, avranno modo anche di farlo gli altri. Sicuramente lo Sforza non attaccherà domani. È la stessa cosa. No. È la stessa cosa, vale per gli altri. A quanto pare molti dei master si sono rivelati e la stessa cosa vale per i loro servant. Questo significa che ognuno di loro, almeno per domani, per almeno metà della loro giornata, saranno impegnati a pensare a qualche altra strategia. E la stessa cosa dovremmo fare noi. Incontreremo, chiameremo Serena domani, all'alba. Ok. Ora domanda. Domanda per tutti. Dove cazzo andiamo? Io in realtà avrei un posto, ma... Anche io. Ora, io non ho problemi, ok? Parliamoci chiaro e tondo, tanto ormai siamo un gruppo. Non ho problemi, a meno che se gentilmente mi riaccendi il telefono, chiamerei la mia mamma e dovresti chiamare anche tu il tuo papà e farli levare di culo da quell'hotel, tipo subito. E in secondo luogo chiederei a mia madre se possiamo stare da noi, e ti faccio le virgolette nel senso di, cioè penso che Greta lo capisca, tipo da noi, ma tipo da noi nel posto segreto, non da noi dal posto ufficiale. Nel mentre a noi. Suona il telefono di Greta. Che suoneria ha Greta? Greta tipo Beethoven. Ci sta. No, Vivaldi. Quella standard del telefono, perché non l'ha mai cambiata. Esatto, quella. Vedi il numero. Questo magari Torino, quello... Nokia, tiradara, tiradara, tiradara. Il numero di tuo padre. Papà? Greta, cos'è successo? Vedo la terrazza Martina in fiamme. È successo, ci sono state complicazioni. Credo sia meglio che tu e la signora Librandi cambiate hotel o che vi spostiate in un luogo più sicuro. Tu stai bene? Sì, ma sono un po' preoccupata. Sicuramente ci sono molte cose da chiarire. Tornate a casa! Urlo da fuori. Bene. Questa mania di urlare. Controllo di nuovo se qualcuno ci segue. Va trovato un luogo sicuro. Parlerò con la Librandi. Va bene, aspetto vostre. Nel frattempo aspetto la chiamata tra esattamente 10 minuti. Metterò il mio telefono fuori uso al momento. Fontane 8. Ok, chiudo il telefono e vedete che si illumina tipo in un modo particolare nel momento in cui lo tengo in mano e praticamente vedete che Greta appoggia il telefono tipo dentro la tasca e controlla l'orologio e sta così per ben 8 minuti. Sì, ma intanto io ti dico Greta, puoi per favore riattivare il mio telefono, ti convinco mia madre del caso? Lo sa già. Stanno già parlando, Gea. Ancora un paio di minuti. Sto cercando di tenerti al... Tipo, vedi che ti prende un attimino la mano mentre tipo con l'altra, mentre l'altro il polso è ancora alto, tipo che controlla maniacalmente l'orologio. Ti prende tipo, ti sfiora tipo praticamente le due mani, senti la manina morbida di Greta, un po' titubante, però ti prende tipo... queste ultime due dita e ti dice: lo faccio perché voglio che siamo tutti al sicuro, fidati di me. Va bene,
Non lo so, in questo particolare scambio di interazioni Greta mi ha dato molto delle vibe da maniaco che lo faccio per il tuo bene. Esatto, cioè, sì. Ti giuro, cioè, quando all'orologio, sì, lo faccio per il tuo bene. No, ma tra l'altro, cioè, quando l'ha disattivato il telefono ho pensato, oddio, veramente, mo succede qualcosa. No, io comunque c'è anche i panic da un po'. Cioè, c'è stato un attimo solo lo switch, quando è partito il disintegrate di panic vero della vita, e poi è continuato il gay panic. Ah, per tutto comunque, il resto del tempo. Prova a sentire quante presenze di eroi ci sono intorno a noi. Giro di un chilometro. Guarda che il mio, lui ha ancora il non detection, dura 8 ore. Sì, sì. Ne senti... Sono vestito urban. Ne senti 3. 3? Sì. Lo comunichi? Certo, subito. Perdon, okay. Perdon. Escluso te, ne senti 2. Okay. Ok. Provo a fare la stessa cosa. Per vedere se ne avverto una soltanto oltre me o se ne avverto 2. Escluso te, ne senti 2. Ah, quindi non detection va oltre. Questa... Cioè, va oltre. Va oltre. Sembra che le vostre magie di non individuazione non funzionino con la nostra percezione. Cazzo. Era un bel vantaggio. Sì. Io comunque appena vedo che scatta tipo l'ottavo minuto, riattivo il telefono. Giro qualche secondo e... suona. Papà? Dirigetevi alla scala. Arriviamo. Servico! Faccio strada io. Penso ci dirigeremo alla scala. Che bello, vedrete la mia casina. Tragitto più breve, mi raccomando, non fatevi troppo notare. Dopodiché chiude il telefono. Immagino di sapere il tragitto più breve da qua. Sì, 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 ovviamente. Quindi non far notare voi due sarà un po' difficile. Perché? Se che eravate vestiti a festa. Vabbè, nessun problema. Come ben sai. E per me... No. E per me... Non lo so, posso usare... prestigitazione per farlo sembrare un po' meno un vestito da sera e farlo sembrare un po' più un vestito da sto camminando, cioè... Mi sa di no, mi sa che non ti dà questa possibilità... Ok, vabbè, fai che fa, va bene così. Tanto è tutto strano a Milano. Passando oltre la via, difatti, sfilando vabbè. Via da Piazza Diaz, vedete gente comunque abbastanza eccentrica, non date così tanto nell'occhio, passando per le vie di Milano. E poi per la scala serve un bel vestito la sera. Però ad arrivarci era meglio non farsi beccare, per andare almeno nell'occhio possibile, visto che siccome ci stanno seguendo, probabilmente. Magari nel frattempo, tipo da... mi celerei e andrei in avanscoperta per vedere se c'è qualcuno che ci guarda, ci segue, faccio tipo da vedetta invisibile e comunico con loro. Va bene. Sta anch'io, cioè se anch'io attivo il mio doppione e ne metto uno avanti a Greta e a Gea, cioè un bel po' più avanti, tipo 30 feet avanti, e io invece sto di fianco a loro due, tenendo questa distanza. Ok, mi fate una percezione. Mm-hmm. Intanto anche io master. No, solo i servant se stanno in una posizione sopraelevata. Se volete prestare... Non sono sopraelevato. Aggiungo... dato. Ok, allora comunque se volete stare particolarmente attenti nei dintorni anche a terra, tirate pure. Non ho visto niente. Beh sì, direi che comunque stiamo andando in un posto
un attimo per parlare. Percezione? Sì. Bella. Ciao, Gu. Nei nei. Tutto bene, basta con i pull. Niente, niente. Va bene. 18 io. 18. Non è 15, 18. Hai una brutta sensazione quando arrivi sulla sommità dell'edificio più vicino, comunque stando attenta a strisciare tra le ombre, al non farti cogliere da occhi inattesi. Mi sono proprio dissolta. Ok, comunque quello che riesci a vedere arrivando alla sommità è una grossa colonna di fumo che si innalza dal grattacielo di Piazza Diaz, con il fuoco che trabocca dalle finestre, divorante, e ne assorbe ogni lembo di cemento famelico. Come si propaga, porterebbe la tua memoria a luoghi che un tempo erano più felici, ma che adesso sono distanti e avvolti da nembi dello stesso colore di quel fumo. Ma vedendolo ti senti come chiusa, quasi come osservata. Ma è una tua... è probabilmente una tua sensazione. Suggestione. Con le spalle della colonna di fumo. Mm. Comunque intorno a te non c'è nessuno, eh? Dico... affrettate il passo. Sì, penso che comunque non stiamo andando col passo... Esatto, non penso che stiamo comunque andando col passo sciallo di chi si è andato a bere uno spritz. Cioè, stiamo un attimo... andiamo? Passando lungo un marciapiede ed incontrando qualche bar e qualche porticato, una persona in camicia color rosastro e jeans, con in mano un bicchiere di plastica, probabilmente un cocktail all'interno, si avvicina a Greta al passaggio. Ehi, bella, vuoi divertirti con noi? Posso mettermi in mezzo al volo? Sì. Io tipo Greta, che diventa tipo viola, tipo si fa piccola piccola, comincia tipo a tenersi tipo la treccina, tipo... Vabbè. Io vado in mezzo... tra che testo tipo gli do uno spintone e gli dico: ma levati dal cazzo, coglione. Aia, ha fatto male, non è stato cortese. Vai a piangere dalla mamma, scemo. E mi tiro dietro Greta e inizio a camminare più veloce. Ma io sono orfano. No, scherzo, non lo dice. No! No, non lo dice, non lo dice. Insta regret. Vabbè. Vabbè, niente, comunque la scuola. Lasciato... certo, è così che si parla con questa gente. No, lasciato lì il molestatore, proseguite la vostra avanzata. Tra gli altri gli alti palazzi milanesi ed una serata fredda, accelerate il passo e con il picchettio dei vostri tacchi, delle vostre scarpe che cozzano sull'asfalto lungo la via, arrivate davanti alla scala. Ok, stop un attimo. Una cosa, appena arriviamo lì davanti, psichicamente dico ad Assassin: guarda se siamo solo noi, magari. Ho notato qualcun altro che ci seguiva, cioè per tutto il tempo ho fatto la vedetta praticamente mentre c'è... Sì, però dico anche con radar, magari, sai, non si sa mai. Esco dall'occultamento e di nuovo provo a percepire la presenza eroica. Ne senti una? Oltre me. Oltre te. Siamo soli. E allora, non lo so, faccio in tempo a fare la descrizione della mia casina? Beh, sì.
Facciamolo. Se li porti all'interno, vuoi andare dove vuoi andare, giusto? Vuoi andare giù? Sì, allora io entro. Se non c'è nessuno che è lì, entriamo dalla porta a dirmi ciao, non parlo. Certo. Cosa sono, la prima arrivata? Perdonami. Li faccio entrare. All'ingresso non c'è nessuno che mi dice qualcosa, magari lasciato detto da mamma o papà. No, no, tu hai anche le chiavi, tra l'altro, volendo. Sì, no, ma dico, posso immaginare che se comunque non volevano che li portassi esattamente lì, probabilmente non avrebbero detto porta di qua. Ok, allora entro, vi apro le porte della scala, così come se fosse casa, ok? Vi apro le porte, vi faccio entrare, le chiudo, la chiave. Tappeti rossi con bordature dorate, vetrate che contengono vecchi, vecchi strumenti musicali. Vedete lì un violino, vedete nell'angolo un pianoforte, marmo bianco ovunque, un lampadario in cristallo. E quel silenzio profondo di un luogo che dovrebbe essere più vivo di così, ma che quando non è disponibile agli altri si imbeve di quel silenzio e pare quasi sacro. Ok, la prima cosa che faccio, faccio qualche passo e dopo aver chiuso la porta mi levo i tacchi e li butto in un angolo e poi vi conduco verso questa porta, li apro appunto e si va verso il basso. Chiudo anche quella chiave dietro. Se ti ricordi, è dietro una tenda, parete illusoria e si scende. Sì, esatto, scusate. Posto una tenda e passo nel muro, ok? Chiamala così. Tipo binario 9 3 quarti, sì, un pochino così. E c'è tutto il corridoio con le armature, giusto? Quando arriviamo giù. Sì. Quindi arriviamo giù e c'è questo corridoio, sempre col tappeto, con tutte queste armature lati, e vedete che Gea si toglie la... immagino di averla comunque una borsetta, si toglie la borsetta e la appende su un'ascia di una delle armature, la appende lì. Appena entri dalla porta... Scusa una cosa, volevo dire, se vedo che sta incominciando a prendere e mettere la roba sulle armature, io gliela tiro giù. Non puoi, a casa mia. Sii educato. No, ho capito. Allora, se vuoi incominciare, dopo, vabbè, passiamo oltre, ci facciamo sta discussione in WhatsApp. Ok. Appena comunque, entri... Però io comunque la prendo. Appena entri dalla porta, noti tua madre e tuo padre e il padre di Greta che sono lì, sotto, ad attendere ad un tavolo. Appunto, lancio la borsa su un coso dell'armatura e poi faccio una corsetta a piedi nudi, perché i tacchi li ho lasciati di sopra. Faccio una corsetta e do un abbraccione sia a mamma che a papà. Loro due... mi sono veramente cagata addosso. Loro due ti sono venuti incontro e ti hanno ricambiato l'abbraccio. Ti senti scaldata, ti senti protetta, ti senti lontana da quella brutta serata che è appena passata. Invece vedete che Greta, tipo, invece di lanciarsi come ha fatto Gea, in braccio ai suoi genitori, vedete che si ferma in posizione abbastanza composta davanti a suo padre, no? E gli fa: va tutto bene. Perfetto. Adesso dobbiamo capire con cosa che abbiamo a che fare. Tira fuori un blocco note e inizia a tenere la penna come se volesse scrivere. Ti dice di sederti a fianco a lui e vuole iniziare niente, a stilare. Vedrete che tipo quando tu fai tipo A, tipo vedi che Greta ti fa tipo un segno con le mani e si va, segue suo padre tipo con le mani in tasca, la testa un pochina, tipo si va a sedere tipo non esattamente tipo accanto a lui, tipo attaccati, cioè proprio vedete che c'è sempre tipo una sorta tipo di distanza, no, tra i due,
tipo accavallerà una gamba tenendo tipo le mani tipo in mezzo alle gambe e comincerà tipo a fare un rapporto dettagliato di quello che è successo al padre. Non ti lasciano comunque parlare, Gia, specialmente tuo padre ti prende così. E quando è molto agitato lui parla direttamente inglese, non parla italiano. Sì. Are you okay, sweetie? Everything's fine. Are you art? Va, calmati. Guardo mamma, faccio tipo, ho rischiato un botto. Comunque, papà, tanto non siamo più in pubblico, quindi papà, stassi in papà. Piccolo inchino. È un piacere, un onore conoscervi, signora Liprandi. Signora Liprandi, circa. Comunque, scusami, ma sono molto più interessato a mia figlia ora. Parleremo dopo. Ti stringe molto forte a sé. Non presentartela piano. Lo sapevo che non era una buona idea. Tutto questo... No. È troppo per mia figlia. Dice papà, però me la sono cavata. Basta, io una domanda. Cap, tu dove sei? Allora, se ti vedo così, mi metto dietro la tua sedia, allo schienale, e ti poggio entrambe le mani sulle spalle. Ci sono i divani. Cioè, stringendotele un attimo e... Se guardi su ti faccio un cenno con la testa e poi comunque... Mi volto verso tuo padre. Sto squadrando un po', la cosa mi importa, però vabbè. Poi rimango attento a quello che sta succedendo poi nel resto della stanza. Vedi comunque che nel mente, tipo, quando gli poggi le mani tipo sulle spalle, tipo senti tipo una sorta tipo di brividino percorrere tipo Greta, tipo che si fa un attimino piccola, diventa tipo un attimo rossa, tipo, e poi tipo continua così. Invece volevo fare una cosa, Master. Volevo contattare telepaticamente Penelope. Sono. Okay. Sì. Arriva. Spunta blu. Senti Greta, sì, che ti dice. Senti Greta che ti dice. Penelope. Credo che ancora non abbiamo avuto modo, purtroppo, di conoscerci a fondo. Credo che non ci sia stata l'occasione né il modo. Spero di poter avere un paio di minuti domani per poter scambiare due parole insieme. Certamente, se la signorina Gea lo consente. Oh. Spero di sì. Nulla di grave in ogni caso. Volevo solo assicurarmi che sia nell'interesse di tutti che noi mettiamo avanti la nostra sicurezza a proteggere altri che non la pensano come noi. È inteso come dire, non ho capito. Pensiamo di più alla nostra sicurezza e volevo assicurarmi che tu pensassi principalmente alla nostra sicurezza più che ad altri che non la pensano come noi, che magari dicono così ma effettivamente non gli interessa niente. La vostra sicurezza è sempre al primo posto nei miei pensieri, non dubitatene. Ti ringrazio. Da sola Penelope. Mia vita non è importante quanto la vostra, e da sola riesco ad essere molto più sfuggente che non muovendoci in gruppo, oltre a fornire un vantaggio strategico in quanto a velocità maggiore, rapidità, informazioni recapitate prima che possono cambiare eventualmente i nostri piani mentre pensiamo all'indomani. Tranquilla Penelope, non metto in dubbio la tua efficienza, e questo non l'ho messo in dubbio soprattutto nel momento in cui siete tornate indietro.
credo che sia stato anche assolutamente merito tuo, probabilmente. Però vorrei assicurarmi anche che in alcuni momenti vorrei assicurarmi che Gea fosse sempre la scelta principale, inclusa me. Lo è, signorina Greta, senza alcun dubbio. Di questo non deve preoccuparsi. Bene, grazie. Vedi, tipo, che si fa, tipo, si stringe ancora, tipo, più piccola, mentre è, tipo, tra le mani, tipo, di Saber è accanto a suo padre. Vedi sto scricciolo di ragazzino. Pallina! Così! Guarda le scene, tipo, ok. Vedi, tipo, che sentimentale. Comunque, intanto volevo dire, presento anche Saber. Papà, dato che sì, buona educazione, è no? Molto più interessato a te nel contesto. Sì, ok, però glielo dico. Presentazione formale, però la sua attenzione è su di te. Ultime due interazioni. Partirei da Greta. Mentre sta scrivendo tutto quello che gli riporti della serata, tuo padre è un certo... Io quello volevo dire, perdonami, dato che comunque ero là in mezzo, vorrei per un attimo unirmi a Greta e dire anch'io a suo padre più nei dettagli cosa abbiamo visto, cosa a prescindere da ho fatto incazzare di sforzo queste cagate qua, soprattutto sul Avenger, giusto? Vorrei anche più nei dettagli, dato che comunque loro non c'erano, dirgli cosa è successo anch'io. Ok, appena inizi dai adito ai tuoi pensieri per un attimo, ma una porta si apre. Lasciamola un attimo lì quella porta. Sì. Nel mentre tu vieni distratta dall'apertura di questa porta, tuo padre clicca sul pulsante superiore della sua penna e la ritrae un attimo. La mette a lato del quaderno e, portando le mani al quaderno, si rimette a rileggere per un secondo il contenuto. Dopodiché incrocia le braccia e guarda verso di te. Greta, sappi che se riuscirai ad arrivare alla fine di questa guerra, ti donerò l'emblema di famiglia. Gli faccio tipo un cenno con la testa. Tipo, beh, suppongo che siamo comunque separati un attimino dagli altri, no? Sì, anche perché Gia sta andando verso quella porta lì. Ok. Allora, tipo, ne approfitto. Gli dico, nel caso in cui qualcosa dovesse andare male, ho solo una domanda da farti. Ta nonna mi ha raccontato del nonno, ma purtroppo non mi ha mai detto il suo nome. Vedi che tuo padre aggrotta la parte superiore della bocca, proprio storce il naso come se stesse mostrando i canini. Dopodiché ha un piccolo tic e sbatte leggermente il pugno sul tavolo. Non hai bisogno di sapere niente di quell'uomo disprezzabile. Lo senti per una volta veramente mosso da qualcosa emotivamente. Se non l'hai mai visto mai spezzato, anche nel contesto, anche quando c'è stata l'evocazione dei Servant, che comunque l'hai visto preso contropiede, qua proprio lo vedi infervorato per la prima volta. Posso parlare telepaticamente un attimo con Greta? E ti chiedo, cioè, passa tutto attraverso me. Ok, quindi okay, no, penso tipo sia privato. Se è privato lo faccio privato, un secondo, perché è una roba
Non si può fare perché la telepatia passa da Assassin. Allora, c'è solo lei. Allora, aspetta, ti ricordo, scusa. Esatto. Ti spieamo. Tuo nonno era il... il soldato. Il partigiano, giusto? Gli dico... Sì. La nonna dice che era un eroe. Non capisco perché mio padre abbia così tanta rabbia. Sì, avrei anche un'interazione da fare col padre, ma anche qua mi sa che diventerà un pochino più lunga, perché l'unica roba che gli direi è che mi piazzo davanti a lui e gli dico: mi dispiace, ma devo chiedervi di rimangiarvi quello che avete detto. Ok, però la teniamo ferma lì. La chiudiamo qua. Settimana prossima riprendiamo da qua per voi. Ok, quindi Saber si piazza di fianco a Greta guardando il padre negli occhi dicendogli: rimangiatevi quello che avete detto. Dalla porta ne esce una figura un pochino tozza, vestita con abiti lunghi e molto comodi, che entrando esclama: Christian, Beatrice, è tornata la mia bambina! E corre verso di te abbracciandoti. Sì, anch'io faccio tipo nonna. Stessa cosa, ne esce da dietro di lei un'altra sagoma, questa vestita più oculatamente, più perfettamente in piega, e anche questa però, vedendoti, si scioglie e scatta verso di te stringendoti. Le mie nonne! No, bambina, tutto a posto, stai bene? Nonna, cosa cazzo ho rischiato? No, cos'è successo? Invece Ines dice: ma se hai rischiato qualcosa non puoi assolutamente tornare là fuori, te ne rimani qui con noi, hai capito? Nonna, ma non posso. Devo stare con Greta e loro. Nonne! Assassine Saber, nonne. Sono impegnato a guardare male il padre di Greta. Vabbè, io guardo, sono inchino di rito. È un onore conoscervi. Il piacere guardo, è tutto mio. Guardo Assassin e... mi sembra che... No, non è vero, l'ho fatto vedere a Serena nel libro, quindi niente. Fanno un cenno entrambe con la testa. E quella vestita comoda esclama: beh, piacere, io sono Penelope. L'altra, capì? L'altra, quella un po' più impellettata, esclama: Ines. E poi tornano immediatamente ad abbracciare la nipote. Ho avuto così tanta paura, tesoro. Anch'io. Ragazzi. E a quel punto le due nonne si abbracciano. Ecco, ragazzi, ok? Cioè, guardo le nonne, guardo papà, guardo mamma. Ragazzi. E nell'altro angolo della stanza c'è Greta con suo padre. Tipo così. Tipo depression time. e faccio tipo... Ragazzi, non sapevamo già che sarebbe andata così, no? Certo non mi aspettavo un servant in più. E lo dico guardando un po' sia mia madre che il papà di Greta. Siamo out of context in questo momento. Sì, però tipo lo dico... Tipo altro proprio. Sì, lo dico, comunque mi guardo un attimo in giro, dato che non penso che io non abbia sentito... Penso che ti guardi giusto in tempo per vedere un Saber tipo che si piazza davanti al padre, esatto. Di Greta. Sì, confermo. Quindi torno con la faccia su mamma. Ma in quel momento, con Saber che dice: si rimangi quello che ha detto, chiudiamo la sessione.